E benvenuti al Crypto Pub. Buonasera a tutti, buonasera al nostro ospite Andrea. Buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, si sente bene? Ciao Andrea. Sì, perfettamente, buonasera. Un piacere averti qui. Anche per me è un piacere essere qua. Ah, che bel modo di iniziare con questa canzone. Mi piace, questo è Paolone che ha una libreria musicale composta da una sola canzone. Ah, che grande! Però ci tiene molto, ci tiene molto. Bravo Andre, piglielo! Ci sono cresciuto. Che volte insulto se no! Allora, Paolone, Andy, vediamo Andy se è riuscito a salire. Buonasera a tutti ragazzi, come andiamo? Ciao Andrea, ciao, un piacere. Ciao, piacere. Grande Paolone, ci sei? Quel bel salutone a Filippo, sì. Sì, sì, perfetto. Infatti io un attimo perché Paolone lo sento un po' disturbato. Paolone, vediamo. Io sono sempre disturbato, adesso mi metto le cuffie. Ok, ok. No, allora, prima di iniziare, intanto volevo fare un grosso saluto, un abbraccio a Filippo, che è un ragazzo della nostra community che sta vivendo un momento un po' particolare, ma il Crypto Pub è con te, quindi insomma continua ad aggiornarci e speriamo che vada tutto quanto per il meglio. Un abbraccio enorme a Filippo e anche un abbraccio enorme, e con questo qui apriamo pure la puntata, ad Andre Pie, sempre della nostra community, che oggi ha preso una decisione abbastanza importante, forse epocale per la sua vita. Ha messo da parte un po' quello che è il suo lavoro normi e si sta incanalando verso un'avventura, no? Lo studio come sviluppatore, un po' uno studio, un approfondimento su quello che sono le sue passioni più grandi, più importanti. Quindi diciamo, questo mi porta un po', Andrea, no? alla tua storia, alla tua di storia che hai raccontato qualche tempo fa, e secondo me vale la pena, no? Riprendere per capire un po' chi è il personaggio dietro il bianco. Sì, chi è il personaggio dietro il bianco? Ne abbiamo viste di cotte e di crude in questi anni. Io non saprei nemmeno da dove iniziare, perché il percorso individuale poi di ognuno è particolare, no? Nel senso che ognuno ha la propria strada, ognuno ha i propri momenti in cui, come questo Andrea mi pare che hai detto, che si chiama anche lui, no? Il ragazzo che ha lasciato il lavoro. Sì, sì. Ci sono momenti in cui devi tagliare i ponti dietro per fare dei grandi passi. La mia avventura nella blockchain inizia in realtà... Allora, io scopro Bitcoin quando ancora si parlava di Bitcoin solo come la moneta delle droghe, no? Quella nel 2014, più o meno. Sentivo parlare di sto Bitcoin che era volato a 300 euro addirittura, qualcosa del genere. Però lo lascio perdere, nel senso che era anche complicato comprarlo ai tempi. Poi succede che inizio a fare un po' di lavori in giro qua e là. Ho lavorato da MediaWorld come stagista, poi mentre nel weekend facevo... dopo aver lavorato da MediaWorld ho fatto il promoter, nel weekend, la settimana, cioè in settimana da lunedì al venerdì facevo la mattina l'assicuratore, il pomeriggio giardiniere, per la modica cifra a fine mese di 1.000-1.200 euro, no? Finché inizio a mettere questi soldi da parte, trovo un'idea di business con un mio caro amico, che è ancora uno dei miei migliori amici, e apriamo uno studio di tatuaggi, no? Abbiamo cercato per tanto tempo un modo di far business e non essere sotto padrone. Fatto sta che apro questo studio di tatuaggi in ottica di imprenditore, nel senso che l'obiettivo era subaffittare le postazioni ai tatuatori, ai piercer e quant'altro, e poi mi accorgo di essere di nuovo bloccato, no? Nel senso, sì, si guadagna, ma poi da lunedì al sabato ero chiuso lì dentro dalle 10 alle 7, e la domenica, l'unico giorno libero, dove andavo in giro a comprare cose, a pensare allo studio, eccetera. Finché a inizio 2017, mi pare marzo-aprile, se non erro, sono costretto a stare 3 giorni a letto perché avevo subito un'operazione leggera, però per cui non potevo muovermi, no? E da lì mi compare, e questo è il fato, non so nemmeno come dire, stavo scorrendo su Facebook, ma il cazzeggio proprio, no? Come si fa sempre, mi compare un articolo di una pagina che esiste ancora, perché io ogni tanto la cerco, che si chiama Web Inserzionista, e questo è un blog, un articolo sponsorizzato con scritto Ethereum, la nuova criptovaluta che farà dar filo da torcere a Bitcoin, una roba del genere. Dico, ma cosa cazzo è sta roba? Vado a fare 2 ricerche, cerco su Google
mi compare un video di un ragazzo che parlava, mi pare da Shanghai, a uno dei primi eventi di Ethereum, e proprio parlava di Ethereum che era a 10 euro. E tu, wow, Ethereum a 10 euro. E vado a fare una ricerca sul prezzo, sai come si fa, un inesperto totale. Vado a ricercare su Google prezzo Ethereum ai tempi, 35 euro. E tu, no, 35 euro, è salito già di tre volte. Condivido questa criptovaluta con il mio ex socio dello studio e cerchiamo come comprarla. Ci iscriviamo su Coinbase, che ai tempi aveva solo Bitcoin e ETH come criptovalute da acquistare. E mi ricordo benissimo che eravamo lì a guardare di giorno in giorno, a 37 euro, ma non compriamo, aspettiamo un attimo, è sceso a 35, compriamo a 35. E quindi carico i miei primi soldini sulle cripto lì, così, senza nemmeno avere idea di quello che poteva essere, no, il futuro. E succede che poi compro anche delle coin tipo XEM, NEM, che non so se qualcuno di voi la conosce, una cripto che la comprai a 20, sì, sì, 20 centesimi, in un mese mi ha fatto un per 10, avevo fatto dei soldi che, sai, in 6 mesi ti trovi a fare un per 30, un per 40, e dici, oh, che cosa ho combinato qui? E succede che poi da lì parte il primo bear market, no? Sai, quando parte quella FOMO, soprattutto quando sei un esperto e botte di culo così, ti prendi le ammazzate in faccia e ritorno comunque ad avere più soldi di quello che avevo investito, un per 5, un per 6, però rispetto a quello dove ero arrivato, rimango un po' scottato, no? E lì ricordo ancora mia mamma che mi diceva, dovevi vendere? Io avevo, ai tempi avevo 23 anni, cioè ero totalmente inesperto, no, in ambito. E, fatto sta che inizio a studiare, capisco che c'è comunque, cioè ci credevo in sta roba, no? Ci credevo a tal punto che mi metto dei soldi da parte ogni volta che potevo compravo. Andrea, sì? Scusami, una domanda che mi sorge così spontanea, come mai ci credevi così tanto? Avevi fatto degli studi oppure perché a sentimento? Io seguivo un ragazzo e seguo tuttora questo ragazzo che si chiama Roy Reale, che è colui che mi ha fatto scoprire questa cripto, no? Mi ha fatto scoprire Ethereum. E quello che condivideva lui, cioè lui parlava, quando nel video dei 10 euro parlavano di, sentirete parlare nei prossimi anni di smart contract. Adesso sappiamo tutti cosa sono gli smart contract, no? Ma ai tempi, 6 anni fa, cioè stiamo parlando di 6 anni fa, 7 anni fa adesso, cioè cos'era uno smart contract? Cos'erano tutte ste robe strane? E quando si vede poi che si inizia a parlare di tutte ste robe, uno si fa due domande e dice, ma sai che magari questi ci hanno visto lungo, no? E succede appunto che poi inizio a studiare, inizio a cercare di approfondire le mie conoscenze in ambito, poi con le poche informazioni che c'erano, anche in Italia c'erano veramente poche persone che parlavano di cripto, no? A parte, vabbè, i shiller di turno, quelli che parlavano solo di prezzi, però a livello di fondamentali c'era ben poco, anche di persone che ne capivano. E succede poi che partecipo a un evento nel 2019, lato pubblico, che si chiama ET Live, e questo evento qua parlò per la prima volta di NS, parlò per la prima volta di CryptoPunks, ok? E tante cose che ai tempi sembravano robe che dici, wow, anche lì, cioè dovevi installare MetaMask con MetaMask, dovevi comprare, fare, uno che non ne sa nulla, ma ancora oggi penso che sia così, io lo vedo dalle persone che fanno parte anche della community, iniziare a interagire, no, con la blockchain è sempre un po' un problema, anche perché c'erano meno scammer ai tempi sicuramente, perché molte meno persone sapevano come muoversi, però è anche vero che interfacciarsi con le dApp e tutto quello che era comprare un NS e quant'altro non era molto semplice, no? Allora lascio perdere lì. E succede che nel mentre è lì, è partito, mi ritorna un po' la storia del 2017 in cui continuo ad avere il mio studio, addirittura ne apro un altro, apro un secondo studio che però non va bene. Non va bene, e anche lì, caso vuole, mi compare una sponsorizzata su Facebook di un business online dove bisognava pubblicare libri su Amazon e si poteva guadagnare pubblicando libri su Amazon. Acquisto il corso di
che ho trovato in questa sponsorizzata, ma non per me, ma per la mia ragazza, che è la mia ancora compagna attuale, perché lei era disoccupata, eravamo appena andati a convivere, io comunque ero abbastanza tranquillo economicamente, grazie allo studio, però lei comunque sì, era rimasta disoccupata, dovevamo pagare l'affitto, tutte queste robe qui. E succede che in realtà poi lei non inizia il business perché inizia a lavorare e lo inizio io con l'ottica di pagarmi le spese del secondo studio, che era diventato un pozzo dove io non attingevo denaro, ma glielo buttavo dentro, no? Era diventato un buco nero perché era a Torino, perché c'erano 200.000 problemi, mentre il mio primo studio era un po' all'esterno, no? Più in provincia. E quindi inizio questo business e inizio a fare un po' di soldi. Succede poi che arriva marzo 2020, arriva verso febbraio, questo Roy, questo ragazzo che seguo ancora tutt'oggi, parlava di cicli economici, di avvenimenti che potevano succedere nell'immediato, in realtà lui ne parlava già da diverso tempo, e succede che arriva questo Covid, no? Arriva il Covid Ethereum arriva a $80. Io avevo un po' di soldi da parte e lì mi sono fatto due conti e ho detto: ma ascolta, ma se sta roba ritorna a 1400, io dove arrivo? Se sta roba arriva a zero, io dove arrivo? Quanto mi cambia la vita in prospettiva, una cosa del genere? E quindi faccio la scelta di investire buona parte di quello che mi ero messo da parte, anche perché fino all'anno scorso io ero molto più... come dire, più lato, meno safe, ma più vado lean in quello che credo, no? Nel senso che tenevo pochi soldi in banca, quello che tenevo lo investivo, facevo lavorare i soldi e quant'altro, e questa attitudine mi ha portato comunque ad avere grandi soddisfazioni, nel senso che poi sappiamo tutti dove è arrivato Ethereum un anno dopo, un anno e qualche cosa dopo, e quindi in marzo faccio questa scelta e tanti amici a cui avevo fatto investire in realtà vendono a 150, vendono a 200 e robe del genere, e poi rientrano a 800, no? Che è un po' la storia di tante persone che quando tutto viene giù scappano e quando invece è ora di comprare hanno paura. E poi qui magari parleremo anche un po' di dopo, più avanti, quando ci sarà l'occasione, un po' di segnali che ci arrivano dal mercato, e più che dal mercato in sé, dalle persone, perché io in quest'ultimo anno ho preso tanto consapevolezza di quanto alla fine, quando si entra in un loop in cui tutto sale, entra quella sorta di avarizia, essere troppo gridi, no? Essere tutti, andiamo to the moon, facciamo i soldi, diventiamo miliardari e qua e là, e poi quando va tutto giù, non scappate perché sta finendo il mondo. E accorgersi di queste robe credo che sia uno dei segnali principali, poi va bene, ne parleremo in futuro. Succede poi che piena bull run, io mi ricordo di questi CryptoPunk e dico, ma fammi vedere questi CryptoPunk dove sono arrivati. Li trovo a 150 Ethereum e dico, ma guarda che coglione che sono, 2 anni fa potevo comprarli a 0,3 e sono arrivati a 150. Ma non è che c'è qualcosa dietro, io poi sono sempre stato un nerd, nel senso che ho sempre giocato alla PlayStation, e tramite un amico che aveva un self-publisher, una persona che pubblicava anche lui libri su Amazon, vengo a conoscenza di un progetto che è Luvium. Probabilmente tutti lo conoscete, chi non lo conosce magari dopo avremo modo anche di parlarne un minimo. Conosco il Luvium e dico, ma fammi capire un po' che cos'è sto progetto. Mi sentivo già maturo anche al punto tale da poter fare dei video, però dico, sai che c'è? Cioè, in Italia veramente siamo retrogradi, no? Retrogradi si dice, non so, vabbè, siamo indietro, no? In ambito gaming, in ambito blockchain sul gaming, nel senso che stava partendo Axie, c'era la FOMO di Axie, però non c'era niente di sostenibile, e vedevo Axie, poi parleremo anche di Axie dopo magari, e dico, ma sai che c'è, fammi fare un video. Apro un canale, non sapevo come chiamare sto canale, mi sorge la domanda e la risposta dopo qualche giorno arriva: Blockchain Gaming Italia, no? Per fare un attimo un po' di, cioè da far capire alle persone che cosa si parlava. E faccio il primo video e lì mi pongo come obiettivo di registrare un video a settimana, in realtà poi ne registro anche due, e parte tutto così per gioco, però dopo 2 mesi che registravo video mi trovo
sono partito per gioco e poi tutta la gente: Andre, ma parla di questo, cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di quello? E un ragazzo con cui lavoro ancora oggi mi dà l'idea di aprire il server Discord, no? E mi fa: Andrea, apriamo un server Discord. Ho detto: No, ma io non c'ho voglia di avere a che fare con le persone, parlare con le persone. Cioè, se devo parlare, faccio un video, uno a tanti, o come stiamo facendo, una Twitter Space, no? Perché sono un po' asociale anche, cioè, non mi piace stare a parlare con una singola persona, a meno che non sia una persona per cui ho tanto interesse, nel senso che scambio opinioni e quant'altro. Non fare sta roba per cui uno mi viene a dire: Andrea, cosa ne pensi di? Dimmi cosa ne pensi di. Cioè, non sono un jukebox. Ragazzi, belli, abbiate pazienza, qua è successo il degrado come sempre, adesso ci aggiustiamo, grande Andre. E di solito comunque quando succedono queste cose poi ci riprendiamo in fretta. Marco, cosa ridi? Abelli, Tra l'altro, grande, sai che... un saluto anche a Marco Bucci, perché si chiama esattamente come uno dei miei migliori amici, ma non lo conosco. Quindi un saluto a Marco Bucci. Grande, ma Marco è uno dei super OG del CryptoPub, credo dall'episodio 1, 2 o 3 ci fosse già. Grande Marco. E niente, mi dispiace che qua sia crashato tutto, adesso come vedi la sala si riempie in fretta. Sì, non c'è E problema. Tanto. Pensavo di essere io perché comunque, sono in una camera insomma. tutti, è sempre così, tutti Ok. pensano, ma sarò io, sarò io. E te ne fai di space ogni tanto? No, Space no, facciamo qualche call su Discord, però stavo pensando di iniziare a farle perché c'erano interessanti. Sì, poi sono divertenti, appunto. Poi adesso qua di solito al pub cominciamo prima con un ospite, e insomma ci facciamo una bella chiacchierata, poi facciamo salire chi ha voglia di partecipare sul palco e vengono sempre fuori delle gran serate, sinceramente. Comunque, Andrea, è una storia molto avvincente, devo dire, cacchio, davvero, davvero, davvero bella. Molto di grande ispirazione, sicuramente anche Sì, è vedere, stata. insomma. Poi vabbè, nel 2021, prima di lanciare il canale, eccetera, mi sono trasferito in Portogallo, ho venduto l'attività perché era lì il momento di tagliare i ponti, prima della bulla, cioè nel senso a gennaio 2021, perché stava andando tutto molto bene, quindi scappato dall'Italia. Proprio leggevo una tua risposta, tipo 20 minuti fa, mezz'oretta fa, ad un tweet, no? Dove dicevi qualche cosa proprio riguardo ai Sì, giovani mi che sa, scappano. esatto, sì, rispondevo a Insurgent, dicevo che all'Italia, lui diceva che i giovani di classi meno agiate fanno fatica in Italia e dicevo che in realtà all'Italia non piacciono i giovani. Anch'io vivo all'estero da diversi anni e insomma, in Italia da quel punto di vista lì siamo davvero indietro, nonostante siamo delle cime. E poi magari una volta ci racconti anche insomma del Portogallo dove stai, com'è vivere anche così da nomade digitale, come è scritto sulla tua bio, ma andiamo pure avanti. Sì, andiamo avanti. Di cosa vogliamo parlare? Allora, eccoci ragazzi, scusate, ogni tanto purtroppo dampa malamente tutto quanto e ci lascia belli in mutande così, nel bel pieno dello space. Io purtroppo, tra l'altro, ho avuto difficoltà pure a ricollegarmi, però io intanto partirei con una domanda che mi è sorta così, mentre ti ascoltavo, Andrea, ma tu oggi assumeresti un rischio del genere come quello che hai assunto, diciamo, qualche tempo fa, quando è iniziata la tua storia nel mondo cripto? In termini di investire Sì, a buona livelli... parte del capitale, Esatto. lo farei. Dicevo proprio che nell'ultimo anno mi sono un attimo bilanciato perché mi sono accorto di aver preso una mazzata. Mi sono preso una mazzata incredibile. In realtà, in questi anni ne ho prese tre di mazzate. No? Il problema è che nell'ultima mazzata che ho preso, è stata una mazzata per cui è stata portata proprio dall'essere greedy, no? Dall'essere aggressivo al mercato, convinto che stessimo ripartendo più forte per andare a fare nuovi massimi, come ci si aspettava in tanti, no? Con diverse cripto, cioè Ethereum a 8.000, ad esempio, 7.000, 5.000. Quando è tornato giù a 2.000, io ho caricato quello che avevo e lì mi sono preso una bella mazzata. No? E per rispondere alla tua domanda, dipende. Allora, per i tempi che erano, se tornassi indietro e oggi
trovassi una persona che sto seguendo che è tanto convinta di quello che mi dice, e mi passa tante delle informazioni che mi fanno comprendere effettivamente che si può cambiare vita, credo di sì, credo proprio di sì, anche perché cioè, dipende tanto anche da quanto uno valuta il rapporto rischio-rendimento, perché se io ho 100.000 euro da investire, mettere 100.000 euro è un conto, se io ne ho 5.000 è un altro, no? Quindi dipende anche tanto dalla cifra che bisogna investire, che si vuole investire, che ti può cambiare la vita. A mio avviso ci sono dei progetti, sì, che possono fare moltiplicatori da urlo, no? Ci sono alcune cripto con un market cap irrisorio rispetto a quello che vogliono fare, cioè proprio rispetto all'obiettivo. Non so se voi conoscete ad esempio una coin che si chiama BZZ di un progetto che si chiama Swarm. No, 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 no. Swarm è un progetto che è nato insieme a Ethereum ai tempi. Se Ethereum è il software dove gira tutto, dove gireranno tutte le dApp, no? Immaginiamo il computer, no? Il computer è fatto da diversi pezzi, BZZ è tutta la parte di storage, tutta la parte di dati che vengono raccolti. Fa un po' il lavoro di Filecoin, con la differenza che uno si chiama Hexworm, quindi è proprio nasce con Ethereum, e due è veramente decentralizzato, no? E questa è una cripto che ha un market cap ridicolo, intorno ai 30 milioni di market cap, 30 milioni sì, di dollari, 35 di market cap. Quindi vi invito a studiarle, vi invito un po' a vedere che cosa c'è dietro quello, perché a mio avviso quello potrebbe essere un progetto che può e potrà rivoluzionare un po' quello che oggi vediamo, perché la blockchain, per essere veramente decentralizzata, deve avere anche questa parte sicuramente di data e di dati detenuti da qualche parte e non su server centralizzati, no? Immagino. Guarda, mi hai anticipato. Io la mattina faccio solitamente l'holding caffè dove facciamo un po' un riassunto delle varie notizie, eccetera. E proprio domani avrei portato questo trend del depin, no? Questo utilizzo nelle infrastrutture di alcune tecnologie blockchain. Quindi diciamo, mi sembra esattamente proprio in questa direzione e mi sembra molto figo come trend. Sicuramente può avere dei buoni risultati, una bella Sì, crescita. poi non è incentrato su questo lo space, quindi eviterei di parlarne troppo, No, però è chiaro, è chiaro. se secondo me questo è un progetto che può veramente far bene, quindi vi invito a studiarvelo perché comunque sia fan. Cioè, adesso stanno crescendo tanto, stanno entrando nodi direttamente dalla Cina, però è un progetto veramente ancora agli albori perché stanno costruendo qualcosa che non esiste, cioè stanno costruendo un ponte che non è mai stato creato da nessuno. È tanto forte come roba. E lì mettere un cippino, no? Come si dice, Il potrebbe valerne la pena. solito cippino. Lì potrebbe valerne la pena. Sì, Comunque. dai, insomma, è sempre un discorso molto, molto complicato quello dei Esatto. cippini, però mi sento di dire, allora, tu probabilmente è la prima volta che vieni qua al Crypto Pub, quindi insomma, la nostra community fortunatamente è una community nata durante il periodo di bear market, quindi diciamo è una community che sa già, insomma, come comportarsi in questi casi qua, quindi Certo. è un po' più facile affrontare questo tipo di discorsi, però certo si è sempre un po' restii. Ma allora, concludendo un po' la parte relativa alla tua storia, poi diamo la parola anche ad Andy per la sua domanda. Io volevo chiederti velocemente com'è stato questo passaggio al nome tuo, no? Al tuo nome reale, anche perché noi abbiamo il nostro Paolone che ci vuole spingere in questa direzione qua, in un mondo fatto di alias, utilizzare il nome reale, sempre vedo che è una tendenza, però fa un po' strano. Come mai hai fatto questo passaggio? Cioè, intendi il nome bianco proprio? Sì, insomma, chi ti conosce, chi ti segue dal principio ti conosce appunto come Blockchain NFT Italia, quindi come il canale, come un brand, e poi pian piano questo brand è diventato un brand proprio personale, no? Personalizzato sulla tua persona. Allora, per quel che riguarda il profilo Twitter, bianco. Praticamente da sempre, nel senso che prima mi chiamavo con il nome che utilizzavo nel gaming, no? E poi sono passato a bianco perché è parte del mio cognome, no? E come mi chiamano anche gli amici da quando sono piccolo ed è quello che sento parte di me.
Il discorso qui è più ampio, nel senso che Blockchain NFT Italia è il server, Blockchain NFT Italia è la community, che non è da confondere con chi sono io, no? C'è sempre un po' questo anche, cioè, il rappresentare ciò che la persona pensa non deve essere, a mio avviso, esattamente lo stesso che deve rappresentare la community, nel senso che io sul mio profilo sono libero di condividere ciò che penso, indipendentemente che sia quello che magari nella community si sta parlando in quel momento, o semplicemente vedere un tweet di BNI, quindi Blockchain NFT Italia, dove si parla di Chex, ad esempio, che è uno dei progetti, o Pepen, si potrebbe riflettere con un guarda questo che vuole, cioè guarda la community che pensa che questo è buono, quindi compro. Cioè, poi parliamo magari anche un po' dell'attitudine della persona che sta nel mondo NFT, perché se quelli che comprano cripto sono quelli che entrano nel mondo cripto sono in FOMO, quelli che entrano nel mondo NFT sono gambler, ma lo dico perché così, cioè nel senso vedono, escono e quando ritornerà il bull market sarà così, usciranno di nuovo i vari, non gli dico un nome, non voglio nemmeno definirli, i vari che diranno: guarda, ho guadagnato 150.000 euro in soli 2 giorni, fallo anche tu, no? Sai, robe del genere, che ovviamente il soldo facile e la promessa porta le persone poi a investire, a esporsi, e quello sicuramente un segnale che Andrea Bianco terrà in considerazione nel momento in cui saremo in bull market, nel momento in cui inizierà a prevalere la bava alla bocca, no? L'animale che c'è dentro ognuno di noi, e che per quanto uno possa parlare, è la cosa più difficile da domare, no? Quando entra l'essere greedy al mercato, quando entrano soldi, quando entra tutto quello che è il bull e quello che porta al bull market, è lì che bisogna riuscire ad accorgersi di quello che sta succedendo e fermarsi un attimo, perché è poi lì che si rischia di fare cazzate, da una parte, e dall'altra parte penso che quello sia un lavoro tanto personale, no? Proprio per questo, per tornare alla domanda, io quello che scrivo, quello che faccio, è un pensiero che faccio per me in primis, per ricordarmi quello che sta succedendo, quello da dove si viene, da dove si parte, in modo che tra un anno, tra 6 mesi, tra 3 mesi si possa andare a vedere indietro e dire: ok, guarda dove eravamo, guarda dove siamo adesso, forse è meglio capire che cosa fare adesso, anziché continuare a partire dal punto zero e pensare che si possa solo salire, no? Quindi diciamo che il mio profilo personale è proprio un mio diario personale. BNI è la community intorno che ha costruito Andrea, insieme alle persone che lavorano con Andrea. Qui abbiamo ad esempio Shaq, abbiamo il profilo di BNI attualmente, che c'è un mio collaboratore, Nappa, c'è un altro mio collaboratore che è Monkey, cioè ci sono tante persone che fanno parte della community, e penso che lì possa uscire, cioè lì andiamo proprio a parlare di quello che è la community. Non la scillo io perché devo essere lo scillone della community, le persone si devono avvicinare perché sono interessate a trovare il nome, e soprattutto lato il nome è anche un lato di discovery molto semplice, perché se cerchi NFT Italia, Blockchain NFT Italia ci trovi, quindi anche quella è stata una scelta di marketing, quindi questo è. Allora, Andre, questo è estremamente interessante e vorrei tornarci, però prima, visto che abbiamo parlato di scillatine, allora se non le facciamo noi le scillatine, chi le fa? Allora, ragazzi, abbiamo deciso di aprire un gruppo Telegram, visto che quello che abbiamo è estremamente ristretto e lo vogliamo tenere così. Abbiamo comunque deciso che è bello conoscerci. È bello interagire in maniera più diretta. Quindi abbiamo deciso di aprire le iscrizioni. Se volete, ragazzi, c'è il link nel primo commento allo space. Insomma, siete i benvenuti. Detto questo, Wolf, so che avevi un intervento da fare, poi io vorrei tornare su questo intervento di Bianco. Allora, intanto se voi torniamo sull'intervento di Andrea e così andiamo avanti, ci addentriamo un po' di più nel mondo NFT vero e proprio, il mondo del gaming. Quindi vai pure e così poi continuiamo. Va bene, allora io
prima hai detto anche, no, quando hai detto voglio cominciare ad aprire un canale Discord, e però insomma si fa fatica a parlare con le persone. Io devo dire, nella mia esperienza, io ero terrorizzato anche da questo fantomatico canale Telegram, mi spaventava tantissimo. E invece poi ho scoperto che, insomma, che le relazioni che si creano in questo modo sono, insomma, sono speciali, e c'è un modo diverso di relazionarsi rispetto a un social media più aperto. Allora io ti chiedo, tu hai, come ti vivi questa responsabilità comunque a livello personale, umano? Perché comunque sono dinamiche difficili, sono dinamiche in cui, appunto, come dicevi prima, entrano, insomma, delle persone a volte un po' in uno stato mentale, se vogliamo, alterato, sia in positivo che in negativo. E, insomma, questo, qual è la tua riflessione a riguardo? Allora, per quel che riguarda la responsabilità, c'è nel momento in cui si diventa un punto di riferimento, comunque si prova anche solo a fare qualcosa in più rispetto al solo parlare, no? Alle persone 1 a 100, 1 a 1000. E aprire il canale Discord inizialmente è stato proprio un modo per spostare le persone da un social come YouTube o come Twitter a un posto dove effettivamente ci si trova perché si vuole parlare, in questo caso, di NFT, no? E da lì poi si è evoluto un po' il tutto, nel senso che in bull market entravano le persone, e le persone che entravano oggettivamente erano tutte persone, un 10% interessate effettivamente a costruire un rapporto, il 90% erano persone che erano lì per fare gambling, per ottenere la scillata, oppure, peggio ancora, per entrare e autopromuoversi, no? Sai, trovi, io voglio fare questo con gli NFT, vado nel canale più grande e inizio a scillarmi, autoscillarmi, guardate quanto sono forte, guardate quanto sono bravo. E la fortuna grande è stata di avere persone che fanno parte ancora, alcune no, si sono perse anche loro, altre invece sì, che fanno parte del team, che sono le persone che sono i miei occhi, no, lì all'interno, perché io comunque sia, per mia scelta personale, da quando sono andato via dall'Italia, scorso bull market, ho scelto di lavorare e dedicarmi alle attività lavorative per metà giornata circa, ok? Poi ci sono volte che lavoro tutto il giorno e volte che in realtà non lavoro proprio, ma perché sono arrivato a un punto per cui posso scegliere, e ho capito quanto sia importante il nostro tempo piuttosto che lavorare per fare sempre più soldi, sempre più soldi. E ovviamente ci sono delle persone che sono i miei occhi, sono persone di cui mi fido e che cioè, tramite un sistema ci siamo organizzati, no? Abbiamo la nostra chat dove parlare privatamente se c'è qualche cosa che succede, però loro sono anche coloro che sono interessati a far parte della community perché hanno tempo a disposizione, perché hanno fame, perché vogliono fare soldi, perché vogliono investire, vogliono posizionarsi, no? E quindi essere nella community permette di avere informazioni e condividere informazioni tra gli utenti, perché poi la cosa più forte è proprio questa, di condividere informazioni tra utenti e crescere tutti insieme. Cosa succede? Succede che, facendo i conti, a un certo punto, mi ricordo la chat che ho avuto con Shaq, che è il server admin di BNI, parliamo e diciamo, ascolta, ma secondo te ha senso mettere un cancello all'ingresso, no, un portone d'ingresso dove chi vuole entrare può entrare in qualche modo, chi vuole entrare a far parte della community più in modo approfondito, chi non vuole può stare nella chat, diciamo nel limbo, ok? E quindi da lì abbiamo scelto di creare una chat limbo, diciamo, dove chiunque può entrare, chiunque è libero di entrare e di interagire, però effettivamente mettendo un piccolo cancello all'ingresso, un piccolo ostacolo da scavalcare, si va a filtrare tantissimo, no? E la community di BNI poi è diventata questo, cioè tramite un filtro che c'è, che è semplicemente l'accesso tramite NFT, ok? Perché cioè, parliamo di NFT e tutto, cosa fai? Acquisti NFT di BNI, gli hackers, perché noi ci chiamiamo hackers anche qui, il nome è nato, dopo vi dico da dove è nato il nome, però acquisti un hacker su OpenSea, e l'hacker ti permette il tuo biglietto di accesso per entrare in community. La cosa interessante qual è? Che acquistando un hacker tu puoi accedere alla community, ma non è che i soldi sono pago 50 euro al mese, un abbonamento, e quei 50 euro finiscono nel cesso, no? Pago 50 euro per accedere all'NFT, cioè con l'NFT faccio l'investimento. Se la community cresce, se Andrea lavora, se
ci sono tanti punti, no? La community cresce, questi NFT, per la legge della domanda e dell'offerta, aumentano di valore. Io posso uscire, se voglio, dalla community vendendo il mio biglietto a qualcun altro, facendo anche del gain. Quindi mi sono formato, imparato, ho fatto gain magari tramite altre cose che ho studiato con la community, eccetera, e faccio gain anche dalla vendita dell'NFT stesso. Però capita, praticamente succede sempre, che chiunque poi entra, si affeziona ed è difficile che voglia uscire, no? Perché poi quando ci sono poche realtà che ti possono aiutare, perché anche nel mondo, in tutto il mondo adesso, gli NFT sono finiti nel dimenticatoio anche a livello di interesse. Vedevo proprio 2 mesi fa, avevo diverse iscrizioni col mio account personale a canali YouTube, ma avevo tipo 20 canali YouTube. Di questi 20, solo uno pubblica ancora, ed è uno che pubblica una volta al mese, che si chiama Giancarlo, questo ragazzo è un americano. Gli altri sono spariti tutti. Perché? Perché erano qui a rappresentare esattamente il tipo di persone che avevano l'unico interesse nel guadagnare, nel seguire la moda, guarda, i CryptoPunk sono partiti da 0,3 e sono arrivati a 150, le Bored Ape hanno mintato a 0,6, 0,06, 0,07 ETH, e sono arrivate a 150 pure loro, 120, 80, 70, cioè robe che ti cambiano la vita oggettivamente se fai il mint, se ottieni l'NFT. Però quelle persone sono tutte sparite. Perché? Perché è sparito questa smania di gambling, e sono spariti i volumi, è arrivato il bear market, le persone sono scappate dal mondo cripto anche, e quindi inevitabilmente, essendo gli NFT una sottocategoria, se non ci sono persone al primo piano, al secondo non ci arrivano, nemmeno al terzo, no? Quindi, per come sto invece gestisco la community, io semplicemente mi scorro la chat quando ci sono cose per cui penso che sia importante intervenire, intervengo, ma spesso io quello che faccio è continuare questo mio diario personale in privato tramite audio, dove sempre lì parlo 1 a 50, 1 a 100, 1 a 200, per condividere i miei pensieri, no? Perché alla fine quello che mi ha permesso di arrivare dove sono arrivato è l'esperienza che ho maturato, è avere una persona come io ho avuto in passato, che effettivamente mi ha permesso di aprire gli occhi e cambiare la vita. Potrebbe, non dico che di queste 200 si cambierà la vita a 200, magari non si cambierà la vita a nessuno perché sono un coglione patentato e non ne piglio una, cioè non ne piglierò una. Questo non lo possiamo sapere, aspettiamo tra un anno, tra un anno e mezzo magari. Però indipendentemente da questo, anche solo fare qualche cosa per qualcuno, come è stato fatto per me, credo che sia la cosa più bella, condividere l'esperienza, perché poi, per quanto uno possa condividere l'esperienza, alla fine i passi devono farli sempre le persone. Quindi uno può essere ispirato da qualcun altro a fare il passo, però poi lo deve fare lui, no? Quindi è un po' Fantastico, lì il Andrea. punto. Tra l'altro, proprio il CryptoPub si basa su questa filosofia di vita, no? Sul ripuntare tutto quanto sulle persone, sulle esperienze personali, sulle opinioni. Ecco. Credo sia l'aspetto più interessante, poi quello che lascia qualche cosa. Ma senti, allora, prima parlavamo, no, di quel mondo NFT del 2021 che era plagiato completamente, era completamente pervaso, Drogatissimo. soltanto drogato e pervaso da quella voglia di vedere un moltiplicatore. Perché poi io ti parlo da investitore, il bello secondo me è anche questo, no, questo confronto, perché c'è chi approfondisce di più, chi rimane da lato investitore e chi invece vuole scegliere un'altra strada. Da investitore vedo il mondo NFT come la possibilità molto vaga, in realtà difficile da perseguire, però la possibilità di avere un moltiplicatore sui tuoi Ether, oggi sui tuoi Solana e su tutte le altre chain dove esiste questa possibilità. Però ecco, tutto questo nasce dal 2021, è stato un anno pazzesco per il mondo NFT. Oggi questo declino, questo mercato che è andato un po' a scemare nel tempo, come ha cambiato il mondo NFT, quantomeno nel tuo modo di vedere? Ma allora, come dicevo prima, la cosa principale del mercato drogato è stato che
era un mercato seminuovo, nel senso che nessuno lo conosceva, c'era pochissima conoscenza, ha cambiato la vita a tanti e soprattutto i volumi che c'erano ai tempi sono appunto derivati da questa moltiplicazione, che in realtà tanti pensano agli NFT e dicono ah, la moltiplicazione degli ETH, dei pani e dei pesci. Io ho fatto una moltiplicazione molto più grande, ad esempio, investendo in Uniswap quando era $1,50 a inizio 2021 nei confronti di ETH, no? E lo stesso lavoro possiamo farlo da cripto a cripto anche, no? Per chi conosce i rapporti, per chi conosce cosa vuol dire un rapporto tra una cripto e l'altra. Ad esempio anche Solana negli ultimi 3 mesi ha fatto non so se un 100% contro ETH, forse anche di più, no? Quindi il ragionamento che si va a fare nel mondo NFT è lo stesso, con la differenza che nel 2021 abbiamo avuto dei moltiplicatori portati proprio da questo costante ingresso di volumi da parte di persone che avevano fatto tanti soldi nel mondo cripto, no? Con moltiplicatori da 80 ti era arrivato a 4.000, hai fatto un per quanto? Per 50, ok? Cioè di cosa stiamo parlando? La stessa roba, cioè, questi soldi sono entrati nel mondo NFT. In quale progetto? In quello che stava tenendo la maggiore attenzione in quel momento, che erano le Bored Ape. Bored Ape che hanno permesso di mintare le Mutant Ape, hanno regalato i Kennel Ape, che è un'altra collezione, e fin tanto che c'era domanda sotto, queste collezioni salivano al punto tale che la Yuga Labs, che è la società che ha creato le Bored Ape, ha comprato anche i CryptoPunk. Tutto grazie alle royalty generate dalla vendita degli NFT. Quindi a mercato, ogni volta che c'è uno scambio, una piccola percentuale che è creata, cioè decisa direttamente, anzi era decisa direttamente dai founder durante lo sviluppo del deploy dello smart contract, ogni volta che c'è uno scambio va questa percentuale ai founder, no? Quindi io vendo un NFT a un ETH, 0,075 ad esempio vanno al founder, 0,93 vanno a chi l'ha venduto. Tutte queste commissioni hanno permesso a Yuga Labs poi di continuare a ridistribuire denaro alle persone. C'è stato l'airdrop del token Ape, che poi ha portato ancora più FOMO nell'ambito, perché c'è stato poi il mint di Otherside, che è il metaverso barra gioco delle Bored Ape che ha creato Yuga Labs, per cui si poteva mintare con Ethereum o con token Ape. Quindi c'è stata una salita incredibile. Mi pare che il token era arrivato a una roba come $25, cioè erano stati regalati 100.000 euro per ogni possessore di una Bored Ape. Immaginate una persona che minta 007, quindi magari mette 300 euro per mintare un NFT delle Bored Ape, e da lì si riceve una Mutant Ape dal valore che era arrivata, sono arrivata a 40 ETH. Le Bored sono arrivate a 150, e il token che è stato distribuito valeva 100, non so quant'era, mi pare 100.000, $50.000, una roba incredibile comunque, no? Perché? Perché il mercato era drogato, perché c'era sotto una domanda assurda derivante da una fase finale di ciclo. Non solo cioè gli NFT hanno il loro ciclo micro di bull e poi una discesa fortissima che abbiamo visto hanno avuto in questo anno e mezzo, due. Però io quello che credo è che vedremo lo stesso tra un anno e mezzo, quando saremo a fine ciclo della bull run. Ok? Io credo che i capitali torneranno a fluire qua, a confluire qua, perché la natura delle cose per cui c'è un fondamentale è questa, cioè tutto è ciclico, no? La vita è ciclica. E tutto ciò che ha fondamentali, per me, come scende così sale, no? Non è piatto, non c'è nulla di piatto se non le cose morte. Quindi io credo che questa cosa la condivido sempre, spesso in community, no? Soprattutto per le persone che sono meno esperte, coloro che non hanno mai fatto un bull market, perché ci sono tante persone, magari anche che ci stanno ascoltando qui, che non hanno nemmeno mai fatto un bull market, no? E quindi uno dice, ma guarda, siamo in basso, ma guarda, scendiamo ancora, sì, ma quando arrivano i moltiplicatori poi ti dimentichi da dove arrivi, molti si perdono, e il cugino dello zio, del fratello, del panettiere arriva a chiederti delle cripto quando siamo verso fine ciclo, no? O quando siamo negli ultimi 3-4 mesi. Quindi, come dicevo prima, per me i veri indicatori non sono quelli che fanno le analisi su YouTube, non sono
i Fibonacci, cioè tutta quella roba è roba che serve, ma l'indicatore principale è l'indicatore sociale. Sono gli haters che arrivano Interessante questo. quando tutto sale, perché adesso di haters ce n'è ben pochi, cioè chi rimane perché ci crede, chi rimane perché condivide il pensiero, chi non rimane perché non lo condivide, ti ha insultato un po' e poi sparisce, ma questi saranno poi quelli che ritorneranno quando tutto salirà e si faranno soldi anche scommettendo sull'ultima criptonata o scommettendo sull'ultimo progetto NFT nato, saranno quelli che poi ci daranno l'indicatore di attenzione che forse siamo arrivati, no? Ho fatto un video qualche settimana fa dove parlavo proprio e facevo una metafora del mercato cripto come un fiume, no? Quando siamo in bear market c'è poca acqua, rimane tutta l'acqua limpida e quello che rimane è bello perché vedi poco, però è naturale. E poi aprono le dighe, arriva l'acqua e l'acqua tira su dal fondale tutto, no? Anche la melma, no? E la melma paragonabile a tutti coloro che arrivano, che non sanno niente, che iniziano a insultare, bisognerà avere le spalle larghe, perché è successo tante volte e risuccederà. Cioè, l'ho visto 3 volte e non vedo perché non dovrebbe succedere una quarta. Assolutamente, anzi, è successo tre volte soltanto nel nostro mercato, perché poi in realtà il mercato Esatto. vive di questo, quindi si va avanti per tanto tempo. E quindi, come vedi tu gli NFT oggi, o comunque anche in un futuro, no? Come si inseriscono poi in casi d'uso reale, Allora, come possono essere sfruttati? Vai. il caso d'uso reale principale è quello di sbloccare accessi o avere utilità, ma in realtà il vero caso d'uso degli NFT è semplicemente la verifica dell'ownership, che può essere vista come una cosa banale, ma non lo è assolutamente, perché in un mondo dove si può creare il fake di qualsiasi cosa, avere un pezzo di arte digitale collegato, cioè un pezzo di arte collegato a un token che certifica che tu sei il proprietario di quel token, è qualcosa che, per quanto possa essere semplice, è una cosa necessaria, no? E noi vediamo il mondo NFT, l'abbiamo visto come gambling puro, come far soldi, e sarebbe da ipocriti dire che siamo qui perché non vogliamo guadagnare, no? Perché penso che nessuno sia qui perché vuole fare Siamo qui la per la Onlus, tecnologia. esatto, siamo solo per la tecnologia qui. Cioè, la tecnologia come internet ai tempi, cioè le persone si avvicinavano a internet perché vedevano la possibilità di guadagnarci, oltre che per quello che potevo offrire. Cioè, il valore che c'è sotto è un valore non solo in termini di miglioramento della vita per le persone, ma anche in termini di monetario, perché possiamo dire quello che vogliamo, ma questa è la verità, no? Quindi il caso d'uso reale è proprio questo passaggio, cioè il mondo sta andando nel digitale per tutto, perché non dovrebbe andare qua anche in questo lato? Tra l'altro ho parlato, non so se conoscete gli SBT, che sono delle specie di NFT, però con una differenza sostanziale, no? Che non sono interscambiabili, ma servono a certificare, si chiamano soulbound token proprio perché sono token collegati a un'anima, soul si scrive, no? È un'anima. Tramite di essi, molto probabilmente in futuro noi andremo a certificare, potremo certificare qualsiasi cosa. Vi faccio proprio un esempio pratico. Soulbound Token, può essere visto come, c'è un'app di cui vi parlerò a breve, come una grossa scatola, no? Dove noi andiamo a caricare all'interno i nostri documenti che ci servono per certificare che abbiamo una patente, per certificare che siamo questa persona, per certificare che non abbiamo commesso mai reati, per certificare che siamo laureati, qualsiasi cosa che vi venga in mente, no? Con una grossa differenza, stiamo andando, cioè, rispetto a quello che c'è oggi, no? Vogliamo tutti la decentralizzazione, tutto quello che riguarda l'essere liberi da entità centrali, eccetera. Ma se ci riflettiamo bene, no? Tutto quello che sta arrivando, l'euro digitale, il dollaro digitale, lo yen e quant'altro, cioè, sono già digitali.
il passaggio successivo, a mio avviso, sarà quello di avere anche le identità digitali certificate. In Italia c'è già, no? Lo SPID, si sta lavorando per creare un'identità digitale europea e quant'altro. Mi pare che sia europea, non so se sbaglio, ma di base quello che conta è che, cioè, stiamo andando in una direzione per cui questi token, che sono una specie di branchia dell'NFT, serviranno per certificare in totale anonimità. No, vabbè, rimanere anonimi, ok? Non riesco a dire la parola, sto bevendo troppa birra insieme a voi. Vai, 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 tu tranquillo, non ti preoccupare. Cioè, Andre, Sì, siamo al pub, quindi vai pure lo so. tranquillo. C'è un progetto, una società che si chiama ZKMI, che offre, anche lì vi invito a cercare, offre praticamente una soluzione tramite app per cui tu ti vendono proprio la cosa come, guarda, tu puoi inserire tutti i tuoi dati digitalmente, la tua carta d'identità, il tuo passaporto, questo e quest'altro, nessuno potrà mai sapere che cosa. Cioè, quanti anni hai tu, ad esempio, non potrà mai sapere se tu hai la patente o no, se tu hai problemi, cioè, potrà sapere se hai la patente, ma non potrà sapere, ad esempio, quando ti è arrivato, oppure potrà sapere che non hai mai commesso reati, oppure non potrà sapere quali reati hai commesso. Cioè, una roba per cui tramite il roll-up ci sarà la possibilità di verificare che abbiamo determinate caratteristiche che sono richieste per fare un'azione. Quindi vi faccio un esempio: voglio partecipare al concorso per diventare carabiniere. Ok, serve la scuola superiore. Ok, io se vado lì e voglio partecipare, nessuno saprà chi scansionerà il QR code, non so che cosa, come sarà questa roba. Non saprà se io, cioè saprà solo se io ho il requisito, ho tutti i requisiti, quindi sono maggiore, ho l'età maggiore di 18 anni, sono alto 1,80, sono biondo, gli occhi azzurri, ho il diploma e quant'altro, no? E questa roba qua, quando verrà scansionato, se ci sarà una X sopra, la persona che scansionerà non saprà perché io, cioè, non sono idoneo. Saprà solo che io non sono idoneo, ma non saprà per quale motivo. No? Questa roba qua è l'urlo alla privacy. Che tutti vogliono, ma che poi in realtà, se ci riflettiamo bene, potrebbe essere anche un po' un'arma a doppio taglio questa. Quindi, di possibilità tramite i token, questi tipi di token complementari, a mio avviso, sulla blockchain ce n'è tanti. Per quel che riguarda gli NFT, appunto, questo è Subbound, primo. Tra l'altro ne ha parlato pure Vitalik e Sì, soprattutto anche Andrea assolutamente. Andia. Cioè. No, scusate, non vi voglio interrompere, però mi è incuriosito con la definizione di arma a doppio taglio. Puoi dirmi qualcosa in più perché non. È un'arma a doppio taglio perché se lo Stato decide, te la metto semplice, se lo Stato decide che ti mette una tassa su 0,2%, non so quanto è adesso in Italia, su tipo la specie di patrimoniale sulle cripto, no? Che c'è, che era successo anche qualcosa con Ok, il 2 Binance, per mi 1000, pare. sì. Esatto, il 2 per 1000. Cioè, se tu ad esempio non paghi una tassa, te la metto proprio pratica, per qualche motivo, ok? E viene deciso che tu tramite quello non puoi accedere a, boh, un servizio. La persona che scansionerà la tua identità digitale probabilmente non saprà perché tu non puoi accedere a quel servizio, ma tu non potrai farlo. No? Cioè, nessuno sa che cosa faccio o non faccio, ma non potrò fare determinate robe se io mi comporto in un modo che non è quello scelto da chi comanda o da XYZ. Quindi è un po' questo. Da una parte è buono perché, ad esempio, se io sono un criminale, non posso accedere a una determinata roba, posso falsificare i miei documenti e fare porcate e sono a posto. Anche molto più semplicemente, il KYC, no? Fare l'accesso, avere accesso a determinati mercati, ok? Cioè, tutte queste robe saranno possibili tramite un'identità digitale che, a mio avviso, anche qui sarà una tecnologia che molto probabilmente arriverà tra qualche anno, cioè in realtà c'è già, ma verrà sviluppata con il tempo, però l'idea di identità digitale è questa, no? Penso che sia sotto gli occhi di tutti. Quindi, però anche qui sul Bound Token è un'altra roba che, a mio avviso, è da studiare per capire bene e approfondire. Andre, allora questo è molto interessante. Ti interrompo un attimo perché ci sono due domande, in realtà più di due dal pubblico. Quando
qua Finance Education dice, Bianco, ti stai rifacendoti a WorldCoin, e poi c'è Dodge Tip Labs che dice Proof of Credentials. Esatto. Allora, per quel che riguarda WorldCoin, ti dico, ne ho sentito parlare, l'ho seguita poco, però sì, il funzionamento lì è tramite la scansione della retina, mi pare, no? Io ero a Palma, io sto a Palma diversi mesi l'anno anche, e mi ricordo che c'era lo stand, un ragazzo si è avvicinato, ah, vuoi venire a scansionare? Ti regaliamo dei soldi. Ho detto no, grazie. Però non è questo il protocollo di cui parlo, ma il progetto di cui parlo si chiama zk.me. Ok, c'è proprio un video esplicativo in inglese, però, che spiega effettivamente che cosa vuole fare il progetto tramite appunto i roll-up, e quindi c'è una privacy rispettata in tutto e per tutto, ok? Però è questo qua. Il WorldCoin penso che sia abbastanza, cioè sia uno strumento di qualcuno di molto grosso, non so se adesso è finita nel dimenticatoio, però no, non è quello. C'è Sam Altman dietro. Sì, non so se adesso è finita nel dimenticatoio a livello di social, perché quando era uscito era tutti ne parlavano. No, vabbè, come tutte purtroppo le cose, ti posso dire che c'è qualcuno che ogni tanto viene qua al pub, che ogni tanto c'è la propina e ci dice quanti soldi è andato a fare dietro. Però insomma, certo, è un po' una situazione al limite. E invece io mi incuriosisce molto, perché seguo il mondo NFT in maniera interessata, però un po' dall'esterno. Ho visto nel tempo, nell'ultimo anno e mezzo più o meno, sono uscite una serie di piattaforme. Ora, io so che il flippino, questo va associato con il cippino di qui sopra. Aspetta, vedo Polone con la mano alzata, dimmi pure. Sì, cacchio, avrei dovuto abbassarla. Comunque, volevo solo dire, ragazzi, che se avete delle domande scrivetele nei commenti, mi raccomando. E abbiamo fatto salire adesso sul palco Andrew, tra poco apriremo l'accesso a tutti quanti. Grazie, Wolf. No, giustissimo, perché insomma, le domande che vengono al pubblico, secondo me, poi sono le più interessanti. Ti dicevo, Andre, nell'ultimo periodo sono usciti Blur nel mondo Ethereum, Tensor nel mondo Solana, che ha un po' scopiazzato quella che era l'idea di base di Blur, anche un po' credo nella grafica, secondo me. Però Blur ha cambiato completamente. Cioè, io mi ricordo nel 2021 si stava lì a flippare i vari NFT su OpenSea, che insomma, a qualche limite anche un po' evidente. Sta roba ha cambiato, secondo te, questa tipologia di piattaforma ha cambiato un po' il mondo degli NFT anche nella tua esperienza? Allora, assolutamente sì. Io faccio una piccola parentesi, io sto solo dove c'è il mio interesse, dove penso di poter portare, cioè dove voglio studiare, e quindi sto solo su Blur, sto solo su, vabbè, tutta chain Ethereum, quindi non sto su Inscription, non sto su Solana e quant'altro, perché scelgo di seguire, andare in profondità, posso che stare di tutto in superficie, preferisco andare in profondità su qualcosa e addentrarmi più nel profondo, rispettando quello che è il concetto che dicevamo prima, no, del tempo libero e delle scelte che uno fa extra lavoro. Quindi quello che faccio è stare solo su Ethereum, e per questo posso parlare solo di Blur in questo momento. E Blur io faccio parte di altre community nel mondo NFT, e c'era stato dato l'accesso a Blur da Pacman, cioè su Blur da Pacman, che è il founder, in anteprima proprio alla beta, la prima beta che era uscita, eravamo pochissimi a utilizzarlo, e effettivamente con la sua interfaccia un po' old school ha catturato subito l'utilizzo delle persone che sono passate lì, per il semplice fatto che OpenSea, soprattutto agli inizi, quando c'erano veramente tante persone sopra, ogni 3-4 volte al giorno crashava, non era possibile comprare, cioè era veramente un casino. Il mondo NFT nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni, 3, ha avuto un'evoluzione incredibile. Lato servizi offerti, Blur ha cambiato completamente le regole del gioco. Uno, per quel che riguarda gli sweep, ha inserito questa modalità sweep, che semplicemente vuol dire comprare in diversi NFT insieme, tutti in un'unica transazione, quindi è possibile, al posto che comprarne una alla volta e quindi pagare una gas fee per ogni NFT, se ne paga una per comprarne 20, 30, un po' più alto ovviamente, però in un'unica transazione. Questo permette di esporsi in una collezione in modo molto più veloce e semplice, perché Blur proprio a livello di utilizzo è veramente forte. Blur è nato come progetto per
competitor principale di OpenSea. Prima ne erano nati altri come X2Y2, LuxRare, che però non sono riusciti a fare effettivamente da competitor ad OpenSea. Attualmente Blur è un po' un mercato drogato, Blur, nel senso che ha attuato una strategia di marketing per cui agli inizi si è parlato di questo token che sarebbe stato lanciato e come veniva lanciato semplicemente in base ai volumi che venivano fatti su Blur stesso. Quindi per andare a rubare volumi e share di mercato ad OpenSea, cosa hanno fatto? Hanno annunciato questo token, hanno fatto comunque un prodotto valido perché è molto valido Blur. E in più cosa hanno fatto per rubare ancora più volumi? E questa è stata una mossa che ha cambiato un po' le regole del mondo NFT, sono andati a tagliare completamente la possibilità di ricevere royalties da parte dei creator. Questo vuol dire che se io creo, prima le Bored Ape prendevano il 5%, il 3% da ogni vendita, la persona che vende oggi può vendere pagando lo 0,5%. Prima era lo 0%, adesso lo 0,5% di fee, quindi ha reso le fee le creator fee, come dire, editabili, ok? Questa roba ovviamente ha permesso alle persone di dire, ma sai che c'è, se io devo vendere a un Ethereum, che me ne frega di pagare 0,05 al founder, alla società che ha creato questo prodotto e che mi permette comunque di guadagnare? Pago lo 0,5 e soprattutto Blur, da sempre non chiede fee a livello di marketplace, quindi OpenSea chiede il 2,5%, più chiedeva fino a qualche tempo fa, cioè c'era l'obbligo di pagare le fee, nel senso che non, era un concetto, un paradigma che non esisteva quello di non pagare le fee, no? Durante la compravendita. Dopo è arrivato Blur dicendo: oh, signori, guardate, se venite da me, non pagate le fee a me. Mi pagate lo 0% in più, pagate solo, potete editare fino allo 0,5% le fee verso i creator. E questa roba qua, ovviamente, prima è stato lo 0% e lì ha scaturito un po' il fuoco, no? Le persone, soprattutto i creator, sono incazzati, nel senso che sono partite diverse iniziative contro Blur e quant'altro, però alla fine, proprio per il motivo per cui alla fine ognuno pensa al proprio culo, inevitabilmente le persone sono finite tutte su Blur, no? Perché oggettivamente anche a livello di utilizzo della piattaforma è un'altra roba. Poi è arrivato il primo airdrop che ha sorpreso un po' tutti, nel senso che ha distribuito veramente tanti soldi in giro, perché dietro comunque i fondi raccolti sono stati incredibili a livello di investimento da parte delle persone che hanno investito lì sopra, cioè sono società, sono privati che hanno fatto tanti soldi e quindi Blur ha avuto la possibilità di, adesso non so per quanto avrà ancora questa possibilità, ma credo per un po' di avere le spalle coperte, no? Quindi ha fatto il primo airdrop, ha Ma fatto il sta roba è secondo airdrop. sostenibile nel tempo? Parli di Blur, parli Sì, di. di Blur intendo come infrastruttura. Credo di sì, per il semplice fatto che c'è gente comunque dietro, che persone che fanno parte del mercato che comunque caricano e comprano il token Blur. A mio avviso, i token in airdrop abbiamo visto sempre che fine fanno, no? E Blur è uscito che aveva avuto, vado a vederlo adesso al volo, era uscito a 70 centesimi, mi pare, e adesso è di nuovo a 70. Era uscito. Ah, era arrivato a 1,3 di all time high, poi si è fatto una sparata a ribasso a 0,46, è arrivato a 0,2 prima del secondo airdrop e poi quando è arrivato ci è stato rilasciato il secondo airdrop ha pompato all'insù. Perché? Perché hanno creato un nuovo Ponzi per cui tu potevi lockare i tuoi token Blur in modo da non farli vendere alle persone in cambio di un futuro airdrop di una nuova piattaforma che non sto nemmeno seguendo, quindi diciamo che sono bravi a far bloccare i fondi alle persone e a fare Sono quello bravi a fare che ponzi. gambler, esatto, sono bravi a fare ponzi, però la gente piacciono i ponzi, e quella è un'altra Sì, cosa che ho vabbè. imparato. No, È un sono po' il d'accordo, periodo. È sì, un po' la stagione, un po' sono come per i usciti anche funghi, no? Axie, Esiste eh? la. Esatto, Axie Infinity, la esatto, stessa roba, 2021 Axie Infinity, compravi due Axie, li moltiplicavi, finché c'era domanda sotto, reggeva il ponzi, poi è venuto giù tutto.
Questo è chiaro, purtroppo molti strumenti finanziari sono strutturati in questo modo, per l'appunto è sempre utile chiedersi anche la sostenibilità, ma per esempio LuxRare, se non sbaglio, io ho ricevuto qualche cosa, qualche look, qualche lux, si chiama Lux, ma come è andato a finire poi? Allora, il token è uscito che era $5, $6, poi vabbè, probabilmente erano meno, forse a febbraio 2022 è uscito. Comunque l'airdrop, cioè io mi sono preso circa 10 Ethereum da lì, da un airdrop, anche X2Y2 uguale, perché i soldi venivano regalati in base ai volumi che tu avevi fatto su OpenSea. Quindi lì, comprando tanto, ricevevi tanto. Eravamo in bull market, era il periodo degli airdrop, anche lì, prossimo bull market è capace che... Anche quello sarà un segnale per farci rendere conto che quando inizieranno a regalare i soldi, forse sarà da accorgersi di dire, sai che c'è, forse è meglio prendere profitto al posto che continuare a pensare che qua durerà all'infinito, no? Sì, Però tra l'altro, LuxRare, X2Y2, finiti anche loro. qualche giorno fa era uscito pure Frame, un altro airdrop Esatto, un altro airdrop. che aveva utilizzato Ether. Allora, vai pure Andy, che so che hai una domanda, vai. Senti, quella che c'hai come PFP è OpenPen, giusto, Sì. no? C'è un ragazzo della nostra community che si chiama Ansia, non so se lo conosci, che Sì, lui, ansia, sì. grandissimo, che lui è stato anche reputato da Jack Butcher, quindi si è infognato tantissimo con questo stile praticamente che può sembrare semplice visto che sono dei quadrati, però poi dargli una propria interpretazione rende unico e speciale questa semplice immagine per ricordare questa ranocchietta. Ma appunto ti volevo chiedere, ma ti sembra, cioè diciamo, è praticamente il progetto in cui ti senti più te stesso per quanto riguarda gli NFT o hai, diciamo... Jack Butcher è la persona per cui tante persone che conosco sono rimaste nel mondo NFT, in questo mondo di gambler e di trend che è andato calando. Jack Butcher è un fenomeno a livello di marketing. Lui ha creato la pagina Visualize Value, probabilmente la conoscete, quella pagina che si vede su Instagram, ha mezzo milione di follower, mi sembra, dove praticamente ad ogni frase, anche famosa, viene creata un'immagine che la rappresenta, quelle linee semplici nere, sfondo nero, bianco. Se cercate Visualize Value lo trovate su Instagram, sicuramente lo riconoscete, no? E lui è un genio del marketing, è un marketer principalmente, ha creato diversi pezzi, cioè diversi NFT, uno su uno da vendere su SuperRare, mi pare, su Foundation, che sono dei marketplace che venivano utilizzati ai tempi e vengono tuttora utilizzati, e poi ha iniziato a costruire i suoi progetti in bear market esattamente un anno fa. C'è stato un anno adesso di anniversario sia di Checks che di OpenPen, no? Per me Jack Butcher è colui che ha più possibilità di fare grandi cose perché ha capito come funzionano le meccaniche del mercato, ma ancora prima di entrare nel mondo NFT. Cioè lui vendeva a una sua piattaforma dove fondamentalmente lui è un grafico marketer e ha aiutato diverse aziende, ha lavorato per diverse aziende grosse, molto grosse. Potete trovare la sua bio, cioè, su qualsiasi sito che andate, sia Visualize Value, dovrebbe esserci anche Jack Butcher proprio il sito. Dipendentemente da questo, lui sa che cosa vuole il mercato, ha capito che cosa vuole il mercato. Cioè, il mondo NFT è un mondo dove è fondamentale riuscire a mantenere l'attenzione, ma mantenere l'attenzione lo puoi fare solo in due modi: o lavorando sul lungo periodo e quindi continuando a dare goccia dopo goccia degli aggiornamenti, delle cose, oppure regalando. Ma quanto puoi fare e quanto puoi mantenere, quanto puoi sostenere un regalo costante, come è stato le Bored Ape, come sono state le Bored Ape, come è Blur attualmente, ok? Come sono stati diversi progetti che poi hanno imitato le Bored Ape, che hanno funzionato in bull market quando la domanda era molto più grande dell'offerta, entravano tutti in FOMO. Però Jack Butcher cosa ha fatto? Ha fatto l'opposto di quello che è sempre stato il mondo NFT. Ha mintato, ha fatto il mint prima, ha immortalato un passaggio storico, anche qui da non sottovalutare, a mio avviso, con il progetto Checks, che è la verifica sotto forma di pagamento, no? La spunta blu che abbiamo.
ne paghiamo per averla, no? Prima dovevi essere una persona verificata, dovevi mandare il documento, oppure, come mi avevano proposto, paghi 6-7 mila euro su Instagram per avere la verifica, perché prima ti compravi le verifiche oppure non avevi modo di riceverla, no? È arrivato Elon Musk, mi pare che sia sì, Elon Musk direttamente che ha introdotto questa roba, per cui paghi 8 dollari al mese, o pagavi, adesso non so quanto è l'abbonamento, pago l'annuale, e hai la verifica, no, del profilo. E lui, Jack, ha voluto immortalare questa roba con l'avvento di Chex, il suo primo progetto. Ha fatto un mint a 8 dollari, quindi 8 dollari rispetto ai mint del passato dove costava mezzo Ethereum, un Ethereum, capite che è molto poco. E poi ha creato questo Pepen, che è stato un free mint, quindi le persone hanno pagato solo le gas fee per fare il mint e hanno ricevuto questi NFT che a maggio 2023, questo qua tipo il mio, è venduto a 30 Ethereum. Attualmente il floor è 15, no? Io ho avuto la fortuna di prenderne uno, un etto e mezzo, adesso me lo tengo. Ne ho diversi, ho investito a 0,03 in questo progetto perché ho capito chi era Jack, e da lì, cioè, per me è quello che merita la mia attenzione, senza stare a inseguire troppe cose. Quindi Jack Butcher è Jack Butcher. Cioè, non c'è una persona in questo spazio che sia come lui a livello proprio di costruzione. Cioè lui anche costruisce tutto tramite un suo diario, tramite quello che è il condivide qualsiasi cosa che fa, ma non faccio la foto con la mia famiglia, cioè condivide i suoi pensieri, i suoi ragionamenti, quello che sta portando al progetto. E questo progetto Pepen, tra l'altro ho fatto un video su YouTube, adesso non ci dilunghiamo troppo su tutto quello che è, però a mio avviso vale la pena conoscerlo, perché per quello che ha fatto in bear market, cioè attualmente i checks vengono venduti a 25 Ethereum, alcuni, e i più bassi adesso vengono venduti a 0,04 Ethereum da 8 dollari. Senti, invece dal pubblico ci arriva una domanda che riguarda Sorare, che è uno dei progetti migliori NFT. Bisogna capire se supererà il mercato orso. Curioso di sapere cosa ne pensate. Intanto ne approfitto anche per dire che da questo momento apriamo le gabbie, come diciamo generalmente, e permettiamo alle persone di salire dal pubblico per intervenire e partecipare direttamente. E poi diamo anche un saluto ad Andrew. Quindi cosa ne pensi tu di Sorare? Se non sbaglio è Allora, quello che si occupa di Sorare ho seguito proprio fantacalcio, vero? dei calcio, sì, io ho seguito sempre poco Sorare, quindi quello che so è che c'è da tanto tempo. Quello che so anche è che molte persone si sono lamentate, a quanto mi risulta, del fatto che ci sia una totale diluizione costante, no? Di nuove carte, nuove cose che escono. Quindi sinceramente non posso esprimere un parere perché non lo conosco in modo approfondito per dire per me ne vale la pena o no. Però sì, indubbiamente, sicuramente se cioè, c'è da 2 anni almeno, forse anche di più, perché qualcosa di buono lo sta facendo, altrimenti sarebbe saltato tutto, molto probabilmente, no? Però anche qui, il mondo del gaming è un mondo che probabilmente potrà guidare, se ci sarà un nuovo progetto che riuscirà a portare l'attenzione forte con qualcosa di più sostenibile, tra parentesi metto Illuvium, ma ce ne sono tanti che in via di sviluppo. Secondo me anche il settore gaming è un settore che può far molto bene, se riuscirà soprattutto a passare il messaggio di quello che è l'ownership, no? E anche questo è un po' l'utilità de degli NFT. Cioè io ho giocato 10 anni a Call of Duty, non so quanti soldi ho speso in skin. Se io avessi potuto avere la proprietà di quegli NFT e la società madre avesse potuto guadagnare da ogni scambio, io quest'ora potrei aver fatto tanti soldi, esattamente come vengono vendute alcune armi di Counter-Strike, no? C'è stata una vendita enorme di un'arma di Counter-Strike tempo fa, e quindi anche lì l'utilità degli NFT può essere questa. E il problema principale è che secondo me c'è talmente un giro grosso di soldi dietro al mondo gaming che l'ostacolo principale è questo, esattamente come avevo parlato in qualche video, ma agli inizi proprio, di un progetto che è NFT World, un progetto che si proponeva di creare la stessa roba di Minecraft, quindi creare un ecosistema chiuso utilizzando i motori di ricerca, cioè i motori di sviluppo, non so come si chiamano a livello pratico, di Minecraft, no? Grafici proprio anche a livello di giocabilità, per portare qualche cosa su blockchain che potesse dare l'ownership a chi giocava al posto che alla società, ok? Microsoft ha permesso la costruzione di NFT World tramite la loro struttura. NFT World è arrivato a 18 Ethereum un bel giorno, 2 anni fa, dovrebbe essere, un anno e mezzo fa, mi pare ottobre forse 2023,
22, poco prima settembre comunque, ha rilasciato un annuncio che NFT World non era, cioè Microsoft non sosteneva NFT World doveva, veniva bannato da tutto e quindi NFT World ha dovuto sviluppare tutto su propri server e quant'altro. Adesso si sta tirando di nuovo su, però capite bene che secondo me il problema principale qui è superare la mafia che c'è dietro e il monopolio che c'è dietro alle società che giustamente e probabilmente guadagnano di più vendendo milioni e milioni e milioni di copie di un gioco anziché guadagnare da ogni scambio che viene fatto all'interno del gioco stesso. Anche perché poi a livello legale. Cioè, quanto potrebbe essere complicato, che è un altro ostacolo, andare a schedare, tra virgolette, tutti coloro che fanno degli scambi interni. Cioè, non è semplice, questo potrebbe portare a limitazioni in termini di adozione, no? Se io devo, per ogni gioco che devo fare, devo caricare i miei documenti, però questo potrà essere magari, chi lo sa, un po' passato oltre tramite Soulbound, tramite l'identità digitale, per cui ti basterà collegare o scansionare il tuo un QR code, boh, mettere due dati e ci sarà tutta la tua identità digitale dentro al gioco, dentro qualsiasi, cioè dentro alle piattaforme che utilizzerai per giocare, quindi da lì potrai anche guadagnare giocando, che è il sogno di ogni gamer. L'hai detto, Andre, e siamo tutti curiosi anche di farti domande riguardo al gaming. Però prima, allora c'è una domanda di Mike, sinceramente interessante. Che cosa sono gli NFT di arte generativa? Insomma, io per quello che ho visto durante questo bear market, no, i vari Fidenza, questo tipo di progetti hanno resistito molto bene e hanno, insomma, floor price altissimi. Qual è la tua opinione a riguardo? Magari ne hai? Sì, assolutamente. Allora, l'arte generativa, i pionieri dell'arte generativa, innanzitutto, anzi, il pioniere dell'arte generativa è colui che ha creato una società che si chiama Artblocks, il suo nome è Snowfro, lui è il founder, ok? Gli NFT di arte generativa sono degli NFT per cui l'output, cioè l'immagine che viene creata, non è un'immagine che viene creata tramite dei metadata, ma è un'immagine che viene creata randomicamente tramite il codice hash della transazione che genera l'NFT, quindi che minta l'NFT. Come viene creato questo NFT? Semplicemente tramite l'artista ha l'onere e l'obbligo, deve farlo per forza, di creare dei codici, cioè creare un tipo di arte che mischiata tramite i codici della transazione dia un output e quindi il lavoro da fare lì è un lavoro di combinazioni che possono uscire in base al tipo di transazioni che ci sono e questa roba qua permette di creare arte in modo totalmente randomico. E la cosa bella è che nessuno sa come usciranno gli NFT, se non ovviamente l'artista stesso che non sa effettivamente i colori, la forma magari dell'NFT, come ad esempio è stato per Fidenza, no? Ma può studiare, creare miliardi di combinazioni e vedendo che scansionando tutte le combinazioni che possono uscire, magari ne scansioni 100.000, 10.000, non so quante, non l'ho mai fatto io perché non sono manco un artista, però quello che succede è che l'artista ha il compito di poter creare qualche cosa che sia, che possa stare in piedi, nel senso che non ci siano robe che escono dall'immagine che viene creata o robe che si accavallano, cose del genere, no? E quindi è un tipo di arte che sembra semplice, ma che in realtà ha un tipo di studio dietro, un tipo di lavoro dietro e soprattutto va a rappresentare un po' il mondo decentralizzato, no? Per cui non c'è qualcuno che decide come deve essere questo pezzo di arte o quest'altro, ma è il caso, è la blockchain che decide tramite il momento in cui minti. Quindi io, se faccio il mint adesso, faccio il mint tra 3 minuti, avrò cioè, l'output che verrà generato e l'immagine che verrà generata sarà totalmente diversa, no? Ed è proprio l'arte generativa, adesso Artblocks continua tramite diversi suoi progetti a generare costantemente, a sponsorizzare nuovi artisti che creano arte generativa, però l'arte generativa non è un tipo di arte per cui io decido come devo uscire un disegno. In questo momento due disegni, un disegno di una bambina su una lavagna, no? La bambina non può disegnare i capelli e dire ok, faccio i capelli gialli, il naso rosa, gli occhi marroni, no? Io metto tutte le combinazioni e poi escono tramite la blockchain in modo totalmente random. Questa è la cosa bella che poi ha portato un'evoluzione anche a livello artistico, per cui l'artista
decide solo i pezzi che compongono la macchina, ma la macchina che esce poi non la sa nessuno, fin tanto che non esce. E quindi una collezione creata senza errori è una collezione per cui si è lavorato tanto per creare gli output prima ancora che uscissero, no? Quindi vi consiglio, se siete al computer, di andare a aprire OpenSea e cercare Chromy Squiggles, cercate Squiggles con la Q, no? Aprite una delle immagini e guardate, quello è il primo progetto di Artblocks, anche lì, progetto che è stato mintato, se non sbaglio, dai CryptoPunk, cioè Snowflow ha regalato, ha permesso di mintare a tutti i CryptoPunk questi NFT, sembrano, cioè, uno dice, cazzo, sono delle linee che si muovono, se ne aprite uno e ci cliccate sopra vedete che sono animati, ma quella roba per 3 anni fa, quando sono stati mintati, era una roba incredibile, cioè, poi quando si sale in parabolico, adesso vengono creati i video in modo assurdo, tramite anche l'intelligenza artificiale, c'è veramente di tutto, però cosa succede? Che gli NFT di arte generativa e di arte in generale sono quelli che generalmente tengono di più per il semplice fatto che il tipo di persone che li acquista è una persona che uno non ha aspettative, perché io sto acquistando qualcosa che mi piace e sto acquistando soprattutto qualcosa che credo che possa portarmi guadagno se l'artista che sto puntando è un artista buono. Immaginate comprare un pezzo di Van Gogh agli inizi, no? Io vedo Van Gogh, mi piace il suo quadro, lo compro. Ok, Van Gogh, vabbè, adesso stiamo ovviamente portando all'estremo la cosa, no? Cioè un Van Gogh è un Van Gogh, però immaginate a fare la stessa roba, però al posto che recarci fisicamente da Van Gogh o una mostra di Van Gogh, questa roba qua può essere fatta worldwide, quindi chiunque può acquistare in qualsiasi paese un'opera digitale e detenerla, no? Che poi è quello che ci permette anche di venderla a prezzi molto alti. Cioè chi ha mintato Fidenza, chi ha mintato Squiggles, cioè c'è gente che ha 60, 70, 100 Squiggles mintati o pagati 0,05. Stiamo parlando almeno qua, Chromy Squiggle vedo che ha un floor price anche abbastanza elevato, su quasi 10.000 pezzi ce ne sono listati molto pochi, quindi esatto. Insomma, è una collezione che ha anche mantenuto il suo valore nel tempo, sì. Quantomeno per quello anche che posso vedere. Sono arrivati a 15, poi sono scesi a 8, però sono stati a 3 diverso tempo, sono stati poi a 7, poi sono... cioè, è chiaro che quando si entra in un mercato bisogna seguirlo, ma esattamente come salgono i prezzi delle cripto, è la stessa roba per gli NFT. La grossa differenza è che indipendentemente, anzi in realtà spesso è correlata la cosa, però quando è Ethereum sale, cioè quando la collezione sale, magari anche Ethereum sale, tu fai molti più soldi perché moltiplichi gli ETH, no? Quindi... Ma per esempio mi viene da, io se non sbaglio, ora correggimi perché potrei sbagliarmi assolutamente, anche perché nel mondo cripto qualche mese diventa un'era geologica, quindi anche la memoria se ne va tranquillamente, ma se non sbaglio tu avevi forse qualche l'immagine del profilo di un doodle. Doodle, non mi ricordo male. 5, nominati 5, ecco. A 0,12 ai tempi. Quando li ho visti arrivare a 25 non li ho comprati, quando sono scesi a 15, cioè non li ho venduti, quando sono scesi a 15 ne ho comprati. Doodle sta a 2, esatto. Ho venduto i miei mintati a tipo alcuni a 8, alcuni a 6, poi ne ho comprato uno a 50 che ho rivenduto a 22, cioè robe anche così, okay. Cioè, ho preso ammazzate, poi con quei 22 che ho venduto, cioè l'obiettivo qual è anche qui? In ottica di idea di quello che stiamo facendo, ok, ho venduto a 22, perché ho venduto a 22? Mi sono preso la perdita perché ho trovato un'occasione, in questo caso CHEX, e ho trovato diversi CHEX che erano molto sottovalutati e venduti a prezzi ridicoli rispetto a quello che era la proiezione futura, e tutt'oggi quei 22 che ho investito sono ben oltre i 50 che ho investito per Doodles, capito? Quindi è tutto un capire le occasioni e capire quando switchare, soprattutto. Ecco, su questo avevo fatto una cosa, perché poi ho anche una domanda a proposito. Certo. Avevo fatto una cosa e stavo giocando a un gioco per cui non c'erano regole. Nel senso che l'unica regola che poteva essere era il buon senso, ma il problema qual è stato? Che io non ho avuto il buon senso, nonostante i 2 schiaffi presi in faccia, mi stavo prendendo il 3° schiaffo a portata in faccia, no? E non me ne sono accorto. Perché? Perché ero ancora nel mood di bull. Ero in una mentalità sbagliata che non mi ha permesso di comprendere il momento in cui stavo facendo la cosa.
Andrea, questo fa parte delle tre mazzate di cui ci parlavi prima? Esatto, questa è parte della terza mazzata, che è stata la più grossa che ho preso in termini monetari, ma è stata anche quella da cui ho imparato di più. Però in termini monetari, perché il mio patrimonio era diventato molto più grande rispetto a quando sono partito, e quindi ovviamente perdi sempre l'80%. Il problema è che l'80% ogni volta, se sale poi del 300-400%, cioè diventa sempre più grande. Il problema è che ero in un mercato, e sono attualmente in un mercato che prima non conoscevo, cioè, o meglio, sapevo cosa stavo facendo, ma non sapevo quale poteva essere la traiettoria, perché dicevo, ah, tanto gli NFT, cioè, se qua siamo in bear market adesso e il prezzo di ETH scende, le persone cioè, il prezzo di ETH scende, ma magari i floor price salgono, perché per una strategia inversa, per cui abbiamo visto tutto in bull market principalmente, in cui quando ETH scendeva c'erano dei piccoli ritracciamenti, gli NFT salivano, al contrario, no? Pensavo, sai che veniamo giù, gli ETH vanno su, e quindi cioè, in termini di Ethereum il floor price sale, e quindi io vado a guadagnare, a moltiplicare i miei ETH, quando in realtà l'unica cosa da fare lì era mettersi in DAI, mettersi in USDC o la criptovaluta, la stablecoin che uno preferisce di più, aspettare il meno 30, meno 40, ricomprare, cioè il 50% più di ETH, no? Però vabbè, quelle sono strategie che poi uno... Sì, certo, poi... anni, tempo, confidenza, cioè ci sono tante robe dietro, che cioè, se uno non sa che cosa sta facendo è follia. No, guarda, allora, se il mondo cripto già di per sé è abbastanza difficile da tenere d'occhio, da monitorare, da seguire in qualche modo, quello NFT è una follia. Ora, io, se non ricordo male, tra l'altro, pure tu, anch'io ho acquistato uno nella copertina di Vitalik Buterin, no, del Time, con un valore collezionistico, in realtà non ha più di tanto valore. So che si è abbassata tantissimo dal suo floor price iniziale, poi insomma il valore è andato scemando, però ha un valore a livello di collezionismo. Poi ci sono tante collezioni, tantissime in realtà, che hanno un valore da PFP, quindi rimangono sostanzialmente delle proprietà che hai però sulla tua immagine digitale, e tantissimi progetti anche che si muovono nella direzione di voler andare a creare una vera e propria utilità. Mi viene in mente per esempio famosissimi The Gods, no, che hanno costruito quella sorta di Ponzi di cui parlavamo prima, sulla base del loro token Dust, e hanno fatto una fortuna vera e propria su tutto questo. Però io mi chiedo, in realtà la domanda è di Paolone, non so se Paolone vuole aggiungere. Paolone, vuoi porla tu, vuoi aggiungere qualche cosa, perché vedo che hai scritto vedi di non crescere più, Paolo. ho oliato le ruote giuste, dovremmo stare sul pezzo. No, allora, Paolone chiedeva, giustamente aveva messo questo appunto, ma secondo me è molto interessante, no? Viste queste, come si è ramificato tanto questo mercato, questo mondo, quali sono, giusto per dirne tre cose, tre aspetti che guardi quando fai una ricerca su un progetto NFT? Allora, sicuramente la prima è capire il founder chi è, no? Quindi in questo caso vi parlavo di Jack Butcher, possiamo parlare di Luca Netz, ad esempio, che è il founder di Pudgy Penguins, cioè il founder in realtà è colui che ha comprato Pudgy Penguins e ha portato il floor price attualmente a 14, oggi è arrivato a 14,5. Magari vi faccio anche un piccolo appunto su quello per ragionare proprio e fare un ragionamento insieme a voi anche in merito, no? Sicuramente un aspetto è quello, anzi l'aspetto principale è quello, no? E poi gli altri due aspetti, uno è sicuramente capire il momento in cui siamo, per capire anche se ci potrebbero essere dei momenti di acquisto migliori, no? Spesso capita che i progetti escono in hype, poi hanno dei ritracciamenti anche importanti, perché comunque sì, i gain sono importanti quando c'è se io minto un NFT a 0,05 o lo faccio free, esce a un ETH, no? Ha senso comprare un ETH appena esce? No, perché tutte le persone che saranno lì proveranno a fare undercut, quello che viene detto undercut, quindi listeranno, metteranno in vendita i loro NFT a 0,99, poi 0,98, e se ci sarà più pressione di vendita che di acquisto, ovviamente non ha senso acquistare in quel momento, ha senso aspettare che le persone si dimentichino. Un altro progetto, ad esempio, il trademark di Jack Butcher, che è uscito, è andato in hype, il mint è stato
0,05, 0,06, il floor price è arrivato a 0,35 in una settimana, adesso è di nuovo a 0,07, 0,08. Per me questo è il momento di comprare lì, perché? Perché non c'è più l'attenzione, quindi è un momento importante anche il timing, no? Nel mercato, cioè come acquistare, cosa faccio? Acquisto oggi Bitcoin? Beh, se la mia visione è da qui a 10 anni potrebbe valere la pena acquistare oggi Bitcoin, ma ha senso acquistare oggi Bitcoin dopo tutta la salita che c'è stata? E dopo che a livello ciclico probabilmente arriverà comunque una discesa importante, che potrebbe essere il momento migliore poi per fare l'acquisto in termini di bull, però lì sono informazioni che si hanno o perché si ha l'esperienza o perché si ha qualcuno che fa analisi e quant'altro. Però sicuramente il secondo aspetto è capire il timing giusto, perché sennò si rischia veramente di bruciare i soldi in poco tempo. E in realtà il terzo non c'è, nel senso che il terzo potrebbe essere sia l'analisi di chi compra, però si fa tutto tramite tool come Parsec o come Nansen, sono dei tool comunque a pagamento avanzati che però in realtà non sono l'aspetto fondamentale. L'aspetto fondamentale è chi c'è dietro, gli sviluppi che ha il progetto, ok? E capire il timing, cioè questi sono i tre aspetti. Quindi progetto, timing e qual era l'altro? Progetto, timing, l'ho appena detto. Vabbè, non è comunque importante perché questo terzo, cioè a livello di chi compra non ha importanza questo, cioè Parsec e Nansen non hanno senso. Ascolta, ma ah, scusami, prima non parliamo, poi c'è Cavaliamo Classico. Abbiate pazienza, ragazzi, scusate, sono le 10 anche per noi. Ma quindi tu ci sono anche delle, a livello fondamentale, per esempio, prima hai detto che hai visto chi era Jack Butcher e hai detto bene, il founder per te o i founder. Cioè, investi anche in progetti che sono anonimi, ti fidi poco, guardi la community. In bull ho comprato tanto progetti anonimi e mi sono preso solo porte in faccia, nel senso che sì, gain li ho fatti anche, cioè ci sono stati diversi progetti che erano portati, cioè non c'era un fondamentale dietro, c'era gente, c'era gambling, ok? Ho fatto gambling, come faceva, come era il mood in bull, per cui l'analisi fondamentale contava poco perché saliva tutto, bisognava essere bravi a uscire presto, un po' come nelle shitcoin, no? Perché poi anche lì Blur ha portato gli NFT a livello delle shitcoin spesso, cioè non guardi più nemmeno i Però metadata, guardi la. scusami, Andrea, ti interrompo così mi integro la domanda. Certo. Perché, guarda, abbiamo anche qua Edo Abix sul palco, lui è molto scettico nei confronti degli NFT. E io te lo dico sinceramente, sembra che quasi una utility, uno scopo, lo si voglia trovare. E io questo lo dico se vogliamo togliere a parte l'appartenenza, quindi a parte il certificato di garanzia, diciamo. E quindi tu davvero per te quanto lo use case è importante e quanto invece magari appunto sono magari la community, la solidità della community e magari il team è importante dal tuo punto di vista e qua si parla sempre a livello speculativo. Certo, allora, conta che principalmente il founder e come ragiona la persona che ha creato, che cosa ha fatto questa persona è la cosa principale, perché un Luca Netz, che è una persona che adesso ha portato Pagi Penguins da 0,65, Pagi Penguins è un progetto che è nato e poi è stato venduto, anzi è stato acquistato da Luca Netz, perché quando è nato in bull market. E il founder ai tempi non aveva mezza idea di quello che stava facendo, cioè ha creato oggettivamente delle belle immagini, ma finiva lì la cosa, nel senso c'era il Ponzi dietro, compro, vendo più alto, quello che arriva dopo c'è la patata bollente in mano, deve scaricarla da un'altra parte, che poi come è stato visto il mondo NFT, come viene visto il mondo NFT dal 90% delle persone, che come puoi dargli torto se il mood è sempre stato quello? Ancora tutt'oggi il mood è quello per tante persone che giocano a fare gambling, perché cioè, non c'è da nascondere la cosa, però Luca Netz ha acquistato il progetto, il floor da 0,65 è arrivato a 14,5. È arrivato a 14,5 perché lui e sta dando vita a qualche cosa che è l'IP, la proprietà dell'immagine e l'utilizzo di quelle immagini nel mondo reale tramite diverse robe. Lui, a parte vabbè, diverse collaborazioni con
con brand, tipo adesso c'è un evento, mi pare che sia, ho letto prima, non so, comunque in Oriente, no? Però a parte quello, lui ha portato i paggi, ha creato i paggi plushies, cioè sono dei pupazzetti, no? Proprio delle robe che danno e distribuiranno i dividendi, cioè la proprietà dell'NFT, cioè l'immagine dell'NFT è stata trasformata in un giocattolo fisico, ok? Questi giocattoli fisici vengono venduti a Walmart, cioè una catena di negozi gigante che raggiunge milioni e milioni di persone in America, e di quella parte lì una percentuale verrà girata agli holder. Cioè, e questa è l'utilità principale di questo progetto, i progetti PFP che vorranno portare l'identità digitale anche nel fisico, no? E nel pratico. Però il problema è proprio questo, la continua ricerca dell'utilità della cosa, no? Se uno cerca l'utilità nel pupazzo che ti fa guadagnare $3 ogni volta che viene venduto, allora lì il calcolo è presto fatto. Quanti pupazzi vendo? Ok, la società vende 10.000 pupazzi del mio NFT, ok, adesso ve la faccio pratica proprio per come viene ragionato Paggi in questo caso. Ok, $3 per 10.000 guadagno 30.000. Sono disposto a pagare 50.000 una roba che mi fa guadagnare 30.000 in 5 anni? Sì, no, boh, non lo sappiamo. Cioè, questo è un calcolo proprio matematico che uno si fa. Dall'altra parte, però, la vera utilità, no? Il vero rappresentare gli NFT, a mio avviso, è proprio quello che dicevi tu, la provenienza, no? Quello che è la storicità. Perché i CryptoPunk sono a 60 Ethereum adesso? Non hanno un'utilità. Perché sono 60 Ethereum? Perché rappresentano i primi token digitali sotto forma di PFP mai creati. Perché i guantoni di Mike Tyson del primo incontro vengono venduti a milioni di dollari? Tu mica ti metti i guantoni di Mike Tyson e vai a picchiare uno in giro per strada. E non è quel metterti i guantoni di Mike Tyson che ti fa diventare un campione. È il valore che le persone danno. Perché Vivi, non so se lo conoscete, è un progetto di una società che aveva preso i diritti di diversi collezionabili digitali, vendevano questi collezionabili digitali di Disney e quant'altro, ha fatto milioni e milioni di dollari e le persone guadagnavano, perché le persone davano valore, e tutti noi diamo valore a una cosa, indipendentemente spesso dall'utilità che la stessa cosa ci dà, no? A volte sì, in molte parti sì, ma perché uno paga la Ferrari 100.000 euro, no? Cioè, l'utilità la dà, cioè il valore lo dà la società in base al riferimento che quella cosa ha nella testa delle persone, no? Potremmo andare avanti con 200.000 esempi in merito, cioè potete pensare a qualsiasi cosa, però è la provenienza, è il dimostrare di esserci, è il voglio un pezzo di storia di questa evoluzione digitale che sta arrivando. Uno può crederci o no, cioè non è detto che questi NFT, cioè, per me gli NFT, cioè, la tecnologia NFT è una roba che è qua per rimanere, cioè, che poi si evolverà in altre cose, questo non lo possiamo sapere come si evolverà, ma per me avere questo PFP, cioè lo 001 di OPEPEN, che è una collezione che verrà sviluppata in 4 anni con una galleria digitale di 100-120 artisti digitali che creeranno il loro OPEPEN e potranno partecipare sotto selezione tramite Jack Butcher e Visualize Value a rilasciare un set, questo per me è un pezzo di storia, esattamente come un pezzo di storia avere un checks, cioè quelli che vi dicevo di $8, che sono stati migrati, poi la cosa è particolare, qui non ci andiamo nei dettagli, se volete ho fatto un video su YouTube in merito, però avere un pezzo di storia di un progetto che ha una visione long term, per me è a prendermi un rischio calcolato, ok, perché io so quanto ho investito, io so quanto posso perdere, per un rendimento che può essere veramente esponenziale. Perché comprare un CryptoPunk a 0,2 e venderlo a 150 o venderlo a 60 Ethereum adesso, cioè, l'utilità non ce l'ha CryptoPunk. Chiaro che se noi siamo qui per cercare l'utilità, l'utilità la trovi nelle cose che ci sono oggi, ma l'utilità è il valore che la società e le persone sono disposte a pagare per quell'oggetto, punto. Guarda, Andre, hai dato una risposta... Scusami, Andy, cacchio. Cioè, avevo la mano alzata, vabbè, tranquillo. Invece per quanto riguarda le land, che cosa ne pensi? Perché alcuni possano sfruttarle anche per farsi pubblicità, come per esempio negozi di vestiti, di scarpe. Sì, il problema lì è un problema che credo sia nel riflettere il digitale nel fisico, nel senso che io posso farmi pubblicità, sono
Sono a Nike, ok, mi faccio la pubblicità nel metaverso tramite l'acquisto di Artifact RFTK, che è un progetto PFP, i cloni Exo si chiama, un progetto che doveva essere sviluppato da Nike, poi Nike l'ha semi abbandonato, però credo che quella roba lì sia stata una roba pompata di nuovo dall'hype del 2021, cioè, sicuramente tutto quello che sarà il mondo non reale, ok, cioè trasferirci da fisicamente dove siamo oggi, cioè immaginate anche solo visore, adesso tutti insieme siamo in una stanza insieme al posto che essere in Twitter Space, no? È una cosa che oggettivamente può essere interessante, però farmi pubblicità su una terra del metaverso era l'idea del bull market in cui tutto era drogato e anche le aspettative, le possibilità potevano sembrare oggettivamente buone, valide e tutto, però la vedo sempre, c'è Sandbox, c'è Decentraland, c'è il metaverso che vuole creare il buon Marcolino, che non si è fatto nulla, no? Cioè, credo che siamo troppo in anticipo, però anche è anche vero che uscirà a breve il visore, no, in realtà è già uscito, forse è già uscito, non mi ricordo adesso come a livello di sviluppo c'è il visore Apple, no? Tutte queste robe qua che... forse deve uscire. Sì, tra 3 settimane. Deve uscire a marzo, ok. Cioè, una roba del genere potrebbe essere un passo che rivoluzionerà il modo di vivere anche la quotidianità. Tralasciando tutto il lato di come può rincoglionire il cervello umano, una roba in cui ci sei ma non ci sei, una roba che vedi così tramite quelle lenti ma non la vedi senza. Cioè, finiamo poi tipo Inception per chi ha visto il film, no? Magari. Però... per me non esiste ancora il metaverso, nel senso che ci sono tanti progetti che se la contendono, ma tutto è partito quando Zuckerberg ha detto voglio fare il mio metaverso, Decentraland e Sandbox sono volati, sono volati tanti altri progetti in merito, molti hanno fatto speculazione, molti anche founder hanno creato il loro metaverso dicendo creo il mio metaverso, ma dove vuoi andare? Cioè, un metaverso se lo devi creare deve essere una roba che possa unire milioni, miliardi di persone. Però non c'è ancora questa roba qua, non so quando arriverà. Ok, dai, mai. Visto che stiamo parlando di metaverso, Edo ha la sua idea sul metaverso, tra l'altro ci ha fatto pure parlare, com'è finito quell'evento nel metaverso, Edo? Buonasera intanto. Buonasera, no, io volevo dire una cosa ma me la sono dimenticata. Vabbè, ti preoccupare, allora, questo, non sono l'unico. Questo è un problema che affligge tanti di noi, ma è dovuto a quello che aspiriamo a volte. Allora, no, è dai, dovuto alle super cazzole che ho sentito fino adesso, in realtà. Andre, tu devi sapere che Edo fa finta di essere massimalista, però ci segue massimalista Bitcoin, ci segue. Ci sta, no? Sì. No, ma siete tutti simpatici, anche i ragionamenti fatti da Andrea non è che siano sbagliati se uno vuol vedere il punto di vista prettamente speculativo. Secondo me... Però è giusto andare contro comunque. No, vado contro, nel senso che anche il ragazzo Andrea che è ospite ha messo lui stesso in una parte della registrazione di essere interessato sostanzialmente al valore speculativo degli NFT e dopo invece dire beh ma ci sono quelli che hanno un progetto dietro, in realtà il valore, ma come anche per l'arte moderna, c'è chi sostiene che l'arte contemporanea sia sostanzialmente solo un modo per riciclare denaro e per toglierlo da quello che sono le grinfie statali, e quindi allo stesso modo anche gli NFT che non hanno nulla di artistico possono essere un mezzo per fare finanza. Può stare, hai ragione perfettamente. L'NFT in sé non ha niente di artistico perché è solo un token, no? Quello che viene collegato all'NFT che è l'immagine, che è l'arte. Giustamente è così. Beh, l'immagine quella dici digitale o quella reale del gioco che dicevi prima venduto da Walmart? L'immagine venduta da Walmart non è un'immagine, è un giocato. No, il gioco. Sì, certo. Però non perché è quello. L'immagine, quella digitale, che valore può avere? In che senso che valore può avere l'immagine? Che è un'immagine digitale che può essere utilizzata anche da chi non è il detentore dell'NFT, l'immagine di per sé.
poi tu comunque diremo al proprietario che ti lascia l'uso dell'immagine perché l'immagine di per sé non... Certo, tu ti puoi mettere questo PFP, esattamente come stai utilizzando, no? Ad esempio, questa immagine che stai utilizzando, non so se l'hai creata tu, se tu sei un artista o cosa, però questa immagine tu puoi mettere la mia, giustamente condivido. E se io mettessi questa roba che ho fatto su blockchain, non diventerebbe qualcosa di artistico. Ok, tu compreresti il valore, quindi seguendo questo ragionamento, il valore di un quadro che è stato venduto ieri per 1000 euro, che ne so, adesso ti sparo una cosa, può essere anche tu andresti a comprare a 1000 euro una copia, perché l'immagine è la stessa, o no? Cioè, questo è il ragionamento dietro, no? Cioè, il token rappresenta e fa parte, cioè, la collezione, o Pepen, ad esempio. Ti faccio proprio questo esempio pratico. Compri uno Pepen perché fa parte della collezione originale e non perché è un tarocco, ma non lo compri per l'immagine in sé, compri per quello che ha dietro. Ma compri perché, come dicevi tu prima, pensi di poterlo rivendere a una cifra più alta. E perché tu compri Bitcoin o Ethereum? Ma no, Ethereum assolutamente. Ok, no, vabbè, o qualsiasi cripto, vabbè, adesso... Perché compri Bitcoin? Perché pensi di guadagnarci o solo perché pensi che sia la decentralizzazione? Capito cosa dico? Sì, ma è indubbio che ci siano entrambe le componenti. Uno sa che ha una politica monetaria che rispetto alle monete fiat che utilizziamo è più vantaggiosa nel lungo periodo, allo stesso tempo è un asset incensurabile e quindi comodo da poter detenere come piano B. Ok, quindi tu dici che se i governi ti vietassero di utilizzarlo, diventa comunque incensurabile, cioè è incensurabile, tu lo utilizzeresti lo stesso, nonostante quello che succede lato centralizzato, no? Cioè, nel senso, il discorso qui è, a mio avviso, capire quello che dicevo prima, no? Perché noi siamo qui, come tu hai ammesso e come io ho ammesso agli inizi, siamo qui per quello che rappresenta la tecnologia in sé e per quello che ci permette di fare, no? Cioè, non siamo qui a farla onlus, quindi vorrei capire il termine supercazzola che ho utilizzato prima in riferimento a che cosa lo fai, per un attimo anche capire come la stai pensando, perché mi interessa saperlo, cioè proprio non comprendo il termine supercazzola e a che cosa è riferito. Perché se riferito al termine guadagno, allora stiamo dicendo entrambi supercazzo. No, riferito qualcos'altro? No, ma posso dire? No, un attimo. Allora, Andrea, però, devi capire che Edo, no, fa un po' l'avvocato del diavolo, cioè cerca di portare un punto di vista un po' diverso, ma immagino che Edo abbia perfettamente capito, no, il concetto di cui si sta parlando. No, ma io vorrei capire lui cosa intende per supercazzola, sì, ma non perché mi offendo, nel senso quella che mi interessa ma lo spero anche perché il tuo ragionamento, figurati. La supercazzola è quella tecnologica dietro ai progetti NFT e a quello che hai parlato di contorno, al fatto che ti sei indubbiamente arricchito di più facendo questa attività rispetto alle attività che facevi prima, che comunque mi sembravano interessanti, e quindi ne hai chiaramente tratto un guadagno, quindi sei stato bravo, però tutto il resto di contorno è un po' una supercazzola. Cioè, il contorno intendi il fatto che uno, cioè il valore che viene dato dalle persone dietro, tipo... No, la tecnologia, l'arte, gli artisti digitali, queste sono un po' delle supercazzole. Tu sei un buon speculatore, sei uno che ha fiuto per gli affari, riesce a capire qual è una cosa che riesce a prendere, a rivendere a un prezzo superiore, bravo, però non è che... Andrea, allora, se posso ti faccio un esempio, giusto per capire, io non so se tu segui Violetta Zironi, non so se hai mai avuto modo... Ok, lei è un artista, è una cantante, suona anche la chitarra, insomma, è un artista tutto tondo nel mondo della musica e ha iniziato per l'appunto nell'ambito NFT, l'abbiamo avuta anche come ospite, però nonostante questo, nonostante fosse una cantante anche abbastanza affermata e con chiare doti e un talento artistico, insomma, senza che non lasciava alcun dubbio a chi la
la poteva ascoltare, però il nostro Edo per lui è sempre una super cazzola, perché in fin dei conti l'utilizzo dell'NFT è assolutamente superfluo. Non la ricordo nello specifico, però la tua ospite precedente ha fatto tutta una super cazzola con gli NFT legati alla sua musica. Se fai buona musica, brava, fai buona musica, fai buoni concerti e vai su Spotify. Cioè tutta la blockchain per era un po' una super cazzola. Ok, questa è un po' l'idea. Questa è un po' l'idea di Edo, ecco. Giusto per capire, Andrea. Okay, sì, è giusto per capire. Cioè, quindi secondo te, Edo, l'unica cosa da rendere, cioè deve essere tutto centralizzato tranne l'unica cosa che è il denaro, perché se una persona fa musica e va su Spotify, tu stai concedendo i tuoi diritti a società terze, no? Un po' come fai versando il denaro in banca, per dire. Quindi se versi denaro in banca è giusto che tu compri Bitcoin, se tu invece metti la tua musica su blockchain e permetti alle persone di investire, di finanziarti, perché lo stai facendo per te, tramite un NFT o la distribuzione dei diritti tramite l'NFT, quella è una super cazzola, giusto? Ma allora tu non hai partecipato alla... No, quindi non so, magari non era così, però generalmente musicale è così. Sì, ma comunque tu la musica la devi far ascoltare a qualcuno, quindi passerai dalle piattaforme centralizzate, non è che... cioè, non è che la metti su blockchain. Non nel caso di Violetta Zironi. Violetta Zironi non ha nulla. Dove stanno le persone, giustamente, possono ascoltarla. Questo è l'idea è creare un guadagno non dalla musica che fai, ma dal fatto che tokenizzi una tua canzone che un tuo fan potrebbe prendere, ma non è legato alla musica. Ci stai vendendo un'altra cosa, come vendere una maglietta con scritto il nome della band. Quello è. Okay, non c'è nulla di decentralizzato in quello che voleva fare l'ospite con la musica e la blockchain. Ok, capito. Insomma, l'importante è decentralizzare e che sia di tua proprietà la moneta, poi tutto il resto se ne vada a fanculo. Questa è un po' l'idea di Edo, ma comunque noi la abbracciamo perché fa parte del ventaglio, dello spettro di opinioni che ci sono qui al pub, però... Diciamo, allora Andrea ha raccontato un po' la sua storia, Violetta ha raccontato anche la sua, è stata anche una gran bella puntata, tra poco la ripubblicheremo su YouTube per chi la vuole ascoltare. Tra l'altro, Andrea, se hai piacere possiamo anche organizzare una bella puntata tutte e due insieme, perché sono due fronti del mondo NFT straordinari, quindi potrebbe essere molto interessante. Comunque mi ha fatto piacere sentire Edo, lo spunto di Edo, perché è interessante. Molto interessante. Ma sì, Andrea, ho ragionato io anche sul fatto di Bitcoin, su comprare Bitcoin, Ethereum o altre cripto e non tenere i soldi in banca, no? Poi non so, magari Edo non ha soldi in banca o li detiene, non è importante questo, ma è importante il credo che uno ha e anche le quello che uno vede, no? Dietro a tutto quello che... Diciamo, hai colto perfettamente un po' quello che vuole essere lo spirito del pub, no? Stare qui a raccontarci ognuno quelle che sono le proprie idee. Allora, a questo proposito, io ti presento uno dei nostri membri della community che è fantastico. Appena arriva lui porta sempre molta molta discussione, caciara, però anche lui, ecco, è entrato nel mondo NFT, se n'è innamorato, Irinel, ha cominciato questo suo percorso artistico nel mondo NFT, quindi Irinel, buonasera, benvenuto, bentornato al pub. Ciao ragazzi, buonasera, dopo tanto tempo che manco dal pub, riprendo con una bellissima puntata sugli NFT. Grande, volevo però ti si sente di merda, Irinel, non so per quale motivo, solitamente ti si sente meglio. Ti sentite meglio adesso? No, veramente, però no, se vuoi ti dico di sì. Di Android allora. E tu dovevi rimanere ad iPhone. Vabbè, vai pure. No, ma veramente, se mi sentite malissimo mi connetto subito da PC, nel frattempo potete continuare a parlare. Ma non c'è di peggio, Irinel, vai pure. Dai, allora, non ti preoccupare. Io volevo dire, sì, mi sono appassionato al mondo degli NFT. Mi sono appassionato da prima come ovviamente speculatore, no? Quindi una persona che si avvicina a un mercato che non conosce, vede la possibilità di speculare e specula. L'ho fatto
nel 2020 l'ho fatto con i doodle, avevo il 635, poi l'ho dampato, insomma ci sono stato un po' appresso ovviamente, soprattutto da un punto di vista speculativo. Dopodiché mi sono appassionato e quando mi sono avvicinato alla blockchain di Tezos ho iniziato a osservare piccoli, quindi durante il bear market, osservare piccoli artisti che nascevano, quindi nuovi artisti che facevano opere di piccolo valore, parliamo di decine di euro, quindi non parliamo di migliaia di euro. E vabbè, PFP sempre rimangono le collezioni belle dal punto di vista di collezionismo, però mi sono iniziato a appassionare proprio all'arte, quindi a queste, poi io scrivo, ho scritto due libri, quindi sono un po' appassionato all'arte in generale e alla scrittura, e ho iniziato a collezionare le loro opere sulla blockchain di Tezos, su Object, quindi mi sono avvicinato in quel mondo lì. Mi ha talmente travolto, poi con l'aiuto dell'IA, con gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione, che ho detto: però mi piacerebbe, con lo strumento dell'IA, con lo strumento di Photoshop e tutti i plugin che ci sono, poter comunicare anch'io la mia idea. Quindi voglio comunicare, l'ho fatto attraverso i romanzi, l'ho fatto, cerco di farlo attraverso i video, attraverso anche le opere, di comunicare un mio stato d'animo, una mia sensazione in cui qualcuno possa rispecchiarsi, ecco, e non per la prima volta, e non dal punto di vista speculativo, il che mi sono meravigliato, perché io proprio in questo mondo vedevo solo e soltanto speculazione. Kirill è un degen tremendo, giusto per inquadrarlo, ecco. No, poi da quando è single invece? Da quando è single, ecco, bravo, vedo che ti sei informato su di me, vedo, grande, grande Edo. Ma probabilmente tu lo stai condividendo a tutti che sei single, se lo sa. Sì, sì, ma sì, l'ha detto la volta scorsa. Ma la dici così? Tipico di Irine. No, vabbè. Scusa Irine, il giovedì abbiamo fatto la puntata di C'è Cripto per te, non ti ricordi? È vero, hai ragione. Il Cripto Tinder. E vabbè, ma voi siete il mio social più preferito. Ecco, il CryptoWab è il mio social preferito. E vabbè, per tornare al discorso e poi massacrare un po' Edo. E detto questo, mi sono appassionato, quindi poi ho iniziato a fare video, poi per problemi personali l'ho lasciato un paio di mesi, ma adesso riprendo. Ed è davvero un mondo bellissimo, un mondo di collezionismo e non solo di speculazione. Addirittura nella mia, io ho fatto una mia piccola lista, no, degli obiettivi, quindi creare ad esempio per un NFT a livello di come può essere influenzato il valore sulla rarità, sull'origine, sulla storia e sui proprietari precedenti, sulla sua utilità, ovviamente poi sulla liquidità, sui grandi progetti, la qualità attrattiva, se diventa in trend, e poi come ultima caratteristica la speculazione. Quindi è un po' cambiato completamente il mio punto di vista, quindi mi piace proprio collezionare arte, ovviamente nei miei budget e in quello che riesco. Però ecco, non vedo perché Edo, cioè ovviamente non è né mia intenzione far cambiare idea agli altri, ognuno ha la propria idea, se solo dal punto di vista speculativo o di collezionismo si veda solo questo aspetto, cioè sono figurine sulla blockchain, cioè per me non è vero, nel senso, ma proprio per me, ma te lo dico col cuore, perché se una persona, io faccio l'esempio di Whale perché è bravissimo, mi permetto di citarlo, non so se c'è sale sul palco, mi fa solo che piacere, perché lui ad esempio scrive musica, compone musica, quindi creare la propria unicità, quindi lui utilizza Sound, no? Creare la propria opera musicale, metterla su Sound, permettere alle persone di collezionare, no? Perché poi alla fine anche questo è come la filateria, sono come i francobolli, quindi collezionare un'opera unica in tiratura limitata è bello, è come se domani mattina i Pink Floyd dicono dico, che ne so, un grande artista dice: ok, i Coldplay, ok, noi facciamo il nostro album solamente su Sound, facciamo 5 brani in versione NFT e ne facciamo 10.000 l'uno, li vendono tutti, perché? Ma non è tanto il valore economico, è che le persone vogliono un pezzo della loro storia, vogliono un pezzo di quel brano per sé, come collezione, come se qualcosa la vuoi tenere dentro al cuore, la vuoi tenere per te, come chi compra un'opera e dice: questa è bellissima, la voglio per me, mi piace avere un pezzo di sé, è un po' un comunicare, no? Quindi c'è un mondo oltre quello speculativo e del collezionismo che è bellissimo, sto scoprendo tanti artisti, però mi spiace che tu la veda così, nel senso, non perché io sono più sentimentale, è giusto che tu la veda solo da un punto di vista speculativo se ti interessa solo la speculazione, però è brutto da una parte perché comunque
ci sono tanti altri valori che sono sottovalutati, e questa è una nuova tecnologia ed è bellissimo, perché per esempio io ho in mente l'anno prossimo di col tempo al tempo, quindi andare a riprendere innanzitutto con YouTube e con tutte, con le pubblicazioni, con l'arte, perché non so Bianco se mi segui, sì, cioè comunque se mi sentito altre volte faccio arte generativa, per ciò che riesco, perché la programmazione in B5 è molto difficile, però sono stato verificato su Prohibition, quindi l'intenzione è di sfruttare anche l'andamento del mercato per pubblicare, diciamo, belle collezioni e comunque almeno ripagare spese di fee, di mintage e tutto il resto, e avere un piccolo budget, e soprattutto ripagare me che sono la whale dell'arte di Irine. Perdonami, ti interrompo proprio in merito, perché proprio per quello che dicevi del collezionare eccetera, c'è un artista che si chiama Vera Molnar, che purtroppo ci ha lasciati 2 mesi fa, che è stata la prima artista a creare arte generativa, ma non su blockchain, cioè lei creava arte generativa con i primi computer che erano usciti ai tempi, doveva compiere 100 anni adesso, ok? È mancata un mese fa, e ha lanciato la sua prima collezione circa 6 mesi fa, NFT, no? E quella, vedendola in ottica storica, è l'unica collezione di Vera Molnar, di un artista vero, ok, di opere fisiche, che ha creato la sua collezione NFT. Chi detiene quegli NFT detiene gli unici NFT che sono stati creati da Vera Molnar con l'arte generativa e quant'altro. Quindi in termini di collezionismo, cioè, è chiaro che poi rimane tutto su quante persone collezionano effettivamente per quello e quante per guadagnare, ok? Quante persone collezionano arte perché sono sfondate di soldi e quindi non gli interessa di investire 100.000 euro, 2 milioni, 50.000 euro, 5.000 euro per un'opera fisica o digitale, rispetto a quanti invece lo fanno per guadagnare? Cioè, quante persone vanno da Christie's, nella casa d'aste, per comprare arte perché gli interessa, e quante vanno per guadagnare? Cioè, il mercato è fatto di entrambe le cose, no? Di cui, a mio avviso, più del 90% lo fa per guadagnare, come esattamente probabilmente più del 90% delle persone che sono qui sono nel mondo cripto per guadagnare, indipendentemente da mi piace solo BTC, mi piace solo Ethereum, mi piace solo Solana, mi piace solo niente, mi piace tutto, non ho idea su niente, no? Però c'è sempre un po' da capire perché si fa le cose, perché lo stiamo facendo, se lo facciamo per guadagnare, se lo facciamo per partecipare a questa evoluzione, questa rivoluzione, se vogliamo, se la vediamo come rivoluzione, se non la vediamo come rivoluzione, come dice Edo, mi pare che siamo...